Buonasera ragazzi, ciao a tutti, scusate per a tutti. il breve ritardo, come sempre c'è qualche problema tecnico da mm. risolvere, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ciao Enrico, buonasera. Colpa mia, colpa mia, ciao a tutti. Oh, è colpa tua, è colpa della tecnologia che a volte non ci aiuta. Eh. Eh, no. Come stai Enrico? Bene, dai, insomma, periodo un po' così, nel senso che siamo sempre un po' di corsa, ma per il resto tutto bene. Allora, se andiamo su questo argomento siamo messi male, siamo messi male. Parliamo di fotografia, non parliamo di problemi quotidiani. Cioè, è veramente una, è una situazione. Cioè, questa corsa è veramente un enorme problema. Eh, vedo che tutti quanti eh, sono un po' di gente collegata. Vedo che ci dicono che mi sembra sia tutto ok. Quindi, yeah. eh, se non ci sono cose diverse da tutto questo, ci rubiamo ancora qualche secondo, ma partiamo. Per, buonasera a tutti, grazie Enico per la magnifica iniziativa. Ma ci mancherebbe, cioè ragazzi. <ride> Io sono qua apposta, giusto Enrico? Siamo qua apposta noi. Cioè, ci Assolutamente possiamo... sì. Non c'è niente di meglio che una serata a parlare di fotografia. Che poi, tra l'altro, diciamoci la verità, Enrico, cioè, mm. noi ci siamo sentiti prima? A parte per metterci d'accordo per la serata? Perché... No. No. Eh, abbiamo accordato argomenti? No. È tutto improvvisato. Allora... Questa <ride> Improvvisazione totale, <ride> ok. Speriamo di, di non deludere le aspettative. Dai, ah no, ma perché? Ma ci mancherebbe. Cioè non, 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 anzi, eh, posso dirti che magari qualche gas potrebbe succedere da parte mia, ovviamente. Ma eh, tutto questo fa parte, secondo me, di un bel gioco eh, che da ormai da un bel po' di tempo porto avanti. Eh, Grazie, Aldo, ci <ride> dai il, il feedback. Che porto avanti da un po' di tempo dove le cose vengono fatte in modo professionale, ma in modo molto semplice. E questa cosa eh, mi sta e ci sta premiando, perché alla fin fine le persone hanno bisogno di sentire le persone vicine <ride> non so se mi spiego assolutamente eh. sì cioè i copioni secondo me soprattutto quando si parla del, del proprio lavoro comunque delle proprie passioni funzionano poco ecco la, la cosa migliore è essere sempre un po' diretti magari si può risultare magari diciamo a un, a un di prima chita magari un po' superficiali no? però ah, invece io trovo che sia molto più no no cioè, easy non, going. Non eh. perché si è easy che si è superficiali, sempliciotti, semplicemente si è a disposizione di qualcosa di bello in questo caso, che soprattutto è la fotografia. Assolutamente sì. La nostra sì. grande passione, quello che ci muove, quello che fa muovere tante persone, che fa star bene le persone, in particolare la, la fotografia di paesaggio, in questo caso specifico, che potrebbe essere abbinata anche al viaggio, no? Cioè, ci sono tante cose che possono far parte del mondo della fotografia, ma che insomma, ecco, rappresenta eh, alla fin fine un qualcosa che ci fa star bene. E quindi le persone che questa sera hanno deciso di non guardare il grande fratello, <ride> questa grande. <ride> Ok, stop. Stop. Allora, ci non guardare il Grande Fratello? Eh, è perché hanno qualcos'altro di più interessante da fare, capito? Quindi meno, meno male che siamo più interessanti del Grande Fratello, perché sennò saremmo messi yeah. veramente male. E eh, purtroppo, eh, purtroppo. <ride> cioè, vabbè, le persone che sono con noi, ovviamente, sono persone straordinarie. Sono anche amici, sai, che sono diventati amici nel tempo, che anche se non ho eh. mai conosciuto, mai visto. Il bello della, diciamo, del mondo della fotografia è quello, nel senso che alla fine si creano sinergie, si conoscono persone, eh, si fanno anche viaggi sulla base di conoscenze sviluppate online. E secondo me, questa qui è una cosa, è una cosa molto bella. Cioè, io sì. tipo nel 2006, aspetta, che c'è un allora. Devo chiudere un attimo, sì, io ne approfitto, ti saluto qualcuno, no? i fori i buchi. Dai, vai, no, no. Devo chiudere un attimo. WhatsApp web perché se no mi arrivano 5.000. Eh, messaggi anche, eh. perché sei, anche perché sei un po' in movimento, vedo ultimamente, no? Cioè, nel senso che il <ride> movimento in realtà. Ci cioè, sono, sono andato a fare due scatti quest'autunno e ne ho pubblicato uno. <ride> non è che sono stato tanto in movimento. E boom. Ah, io ti dico una cosa, questo dimostra anche il fatto che noi questa sera non ci siamo messi d'accordo su niente, mm. eh, io ho un po' di foto che facciamo vedere e commentiamo assieme dopo, certo. insieme al tuo sito, insieme ai tuoi corsi, a tutto quello che vuoi, eh, non so se hai addirittura preparato, questo dovevamo metterci d'accordo prima ma non, non ce l'abbiamo fatta, eh, non so se hai preparato anche un codice sconto per… Sì, noi. sì, quello sì, lì sì. Perfetto, ok. Se vuoi me lo mandi in private chat, se vuoi, così faccio poi, creo già una sovraimpressione per, per il dopo, quando, ecco, ma ne parliamo appena, appena possibile. E, e niente, ecco, cioè. Um, per cui, alla fin fine, non mi ricordo più di cosa stavamo parlando, ma non è un problema. No, stavo <ride> dicendo che è il bello della community è che, comunque, si stringono amicizie, si conoscono persone, si fanno viaggi, si vivono esperienze incredibili. Per dire, io nel 2016. Sulla base di una conoscenza fatta in un paio di giorni in Dolomiti, sono partito e mi sono fatto un viaggio in Canada in tenda di 15 giorni. Cioè. Porca miseria, Quindi 15 giorni in tenda non è male, eh? attenzione. È, è, stata, è stato un po' impegnativo, beh abbiamo fatto qualche pausa giusto per, per rifocillarci un po'... Eh? La doccia, giusto? La, la doccia, sì. Anche se faceva freddo, non era come d'estate che, diciamo che diventa una necessità impellente. Guarda, io sono stato in, in Islanda, i miei amici che mi seguono lo sanno, ho fatto anche una diretta sp specifica su questa cosa. C'è un mio vlog sul, sul mio canale e sono stati otto giorni in tenda, è stata la prima volta in vita mia. Cioè, e, e, non, e non è che sono più un ragazzino, no? Cioè, io... Il bello della fotografia è quello che magari sono cose che uno non fa per tutta la vita, poi di colpo sempre. Cioè, <ride> Prima di iniziare a fotografare, io in montagna oh, ci sono andato due o tre volte così per mangiare, cioè di io. sicuro non per campeggiare, camminare o fare così. Uguale, e bello è che ho scoperto poi questa cosa della montagna e non sono più riuscito a farne a meno. Cioè, La fotografia mi ha fatto scoprire queste, questa, questa natura, no? Cioè, che non. È... Ma ti dico io, è, è una terapia, <ride> cioè, Beh, è, è tutta l'esperienza. Cioè, al di là del, poi del quello che è il processo creativo, tutta la parte diciamo, più tecnica, proprio il fatto di mollare tutto, partire, andare in montagna e vivere comunque un'esperienza, e riuscire a catturare quello che veramente ti appassiona, secondo me è, è importante. Cioè, soprattutto anche... nella società di oggi, cioè, anche perché Bravo! Eh, anche perché non so te. Ma io da quando ho iniziato a fotografare guardo le cose che mi stanno intorno in modo completamente diverso. Cioè non mi accorgevo di determinati colori, di determinate sfumature, di, della luce che cambiava, di, non lo so, adesso mi vengono in mente queste cose. Io non, io non me ne accorgevo minimamente. Non, non, cioè non, non... Da quando ho iniziato a fotografare è cambiato tutto il mio modo di vedere ciò che mi sta intorno. Ah, Naturalmente, no. cioè io quando guardo un film cioè spesso guardo dietro il personaggio per, per vedere il paesaggio che c'è dietro. Allora, io ultimamente guardo, soprattutto i film americani, ma anche gli italiani. I film americani non so neanche che storia ci sia. Guardo la color. Eh, sì <ride> No, ma di cosa film? Non mi interessa, guarda, guarda che effetto che è lì, c'è mia moglie che mi dice, ma per favore sei ridicolo, ma no, ma ti giuro è bellissima questa cosa, no? è vero, no, è vero, è vero. Io tanti film li guardo per quello, li guardo perché magari ci sono, so che ci sono dei belli effetti, perché comunque sia c'è una produzione di un certo tipo, quindi voglio vedere come hanno realizzato certe ambientazioni, certe cose, cioè, sicuramente... Insomma, eh, eh. merita. Ecco una cosa che, cioè, dal punto di vista, come dico sempre io, no? cioè, eh, se sei un fotografo paesaggista, è importante che tu sviluppi una certa cultura visiva per poi produrre le tue foto. Cioè, assolutamente. Beh, è come la pittura, no? Cioè, uno che studia pittura cosa fa? Si mette a dipingere senza aver visto nulla degli altri, senza aver visto. Non so quanti musei o, o, o cose del genere, no? no e, infatti... e quindi rientriamo a noi. Quanta gente fotografo non è mandata a vedere una mostra fotografica, non ha un, un libro, un fotolibro a casa, non, non, non conosce i grandi autori, no? Cioè... È vero, è vero, è vero, assolutamente, sì, sì. Mm, Beh, perché... ovviamente capito... Anche io quando ho iniziato a fotografare per dire Ansel Adams, non sapevo neanche chi era, nel senso, poi dopo <ride> mi sono andato a vedere <ride> le sue foto. Anche io lo sapevo chi erano, va benissimo, ma ci mancherebbe. Però poi ci matura nel tempo, anche perché la fotografia ci sono tanti giovani, bei giovani che si avvicinano a questo mondo, però non sono tanti, e quindi è un hobby, è un, è un hobby lavoro, perché poi alla fine quando prende tanto tempo, tante energie, insomma, va un po' al di là dell'hobby. Però finché ti diverti va benissimo, e, e a un certo punto devi arrivare a dire. Ma da dove arrivi... cioè da dove siamo arrivati noi? Perché altrimenti di che cosa stiamo parlando? No, cioè, si continua a girare intorno sempre alle stesse cose, che non so, sempre st la stessa stritta, sempre le stesse e invece no, e quindi adesso andiamo sul sodo, caro Enrico. Mm -hmm. Ci racconti un po' di te. Allora, aspetta, aspetta un attimo, eh, senza metterti in difficoltà, mi raccomando, eh. cioè l'ultimo problema oh, che voglio fare, cioè. Della tua storia fotografica ci racconterai, però abbiamo la possibilità di vedere molte cose. Okay? anche c'è il tuo sito che ho già qua pronto, ma insomma, teniamo per ora la nostra immagine. Eh, ci sono i tuoi, i tuoi tutorial. Io li ho tutti. Mi manca solamente l'ultimo degli alberi. E aspettavo la serata di questa sera. <ride> bene, bene, dai. La serata di questa sera. Eh, non racconto. Cosa? <ride> Ti farò lo sconto, te lo sei meritato. <ride> no, facciamo lo no, sconto a tutti i ragazzi che ci seguono. Sì, certo, assolutamente. Eh, e quindi, ecco, io insomma, dal punto di vista fotografico, un po' di cose, le so, un po', però adesso ci racconterò. È l'uomo che mi interessa, no? Mm. Cioè, nel senso, perché è, è, qui è l'artista che viene fuori, che cavolo, c'è. Cioè Viene fuori in un certo modo, io ho queste tue immagini, continuo a girarmi davanti, mi creano dei problemi, devo, devo evitare di... Okay. Eh, eh, sì, no, perché è una roba... Eh, eh, L'uomo, che l'artista, eh, eh, arriva a queste cose grazie a un'esperienza, sì, di studio, ma anche umana, perché se non si trova nel posto giusto, al momento giusto, perché l'ha cercata questa cosa? Perché la fortuna non arriva da sola. No. E nel futuro di fortuna, secondo me, c'è poco, c'è tanto lavoro e tanto studio. Ehm... Tutto questo non arriva se non attraverso qualche esperienza, cioè attraverso la tua esperienza che a volte può essere anche occasionale. Quindi, so che sei piemontese. Ok, <ride> quindi siamo nordici. Attenzione che abbiamo un sacco di amici del Sud Italia collegati. Ok, Michele, Giuseppe, dalla Sicilia, da dove poi Albert. Se non sbaglio, l'ho visto. Quindi il bello di questa community è che collega nord, sud, Svizzera. Oh, bello, 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 a me piace tantissimo. Anche, anche, infatti, io ho fondato un gruppo recentemente sul. Diciamo, sul mio profilo Instagram, è proprio per, per vedere le realtà locali, no? Cioè, se chi ha seguito, diciamo, l'origine del gruppo, insomma, su internet si vedono sempre foto della Patagonia, dell'Islanda, di tutti questi posti qua, però a me, a me piace, cioè, sono affascinato anche dal landscape poco conosciuto, anzi, molto anche. spesso mi piace più guardare un posto che non conosco perché riesco a viaggiare di più con la fantasia, no? Cioè, alle volte uno guarda un'immagine del Cerro Torre e dice: Ok, stupendo, ma ne avrò vista 700.000. No? E esatto. quindi, magari vedendo un posto che in una certa, con una certa atmosfera e tutto quanto, allora uno li scatta un po'. Infatti, mi piacciono i, i fotografi diciamo, che sono un po' fuori dall'ottica dell'Instagrammer, perché comunque propongono lavori magari un pochino più autentici. Questo non vuol dire che siano di qualità inferiore, anzi. Molto spesso, cioè io seguo tanti fotografi che magari dei social media, se, tra virgolette se ne fregano comunque sia, hanno una loro realtà più legata al territorio e secondo me fanno lavori di altissimo livello. Ecco. Cioè, magari meno eh, popolari, proprio per la natura stessa del, del lavoro, però molto interessanti. Cioè, ecco. Assolutamente, sono Assolutamente. Una, una mia... Anzi, allora, sei piemontese e quindi nato il... se vuoi, e poi vai, vai. Cosa è? Cos è? Cos è... Chi sei? Beh, allora, dunque, io la, la, la mia storia da, da, di fotografo, beh, diciamo che ha un'origine antica, nel senso che comunque a me è sempre piaciuto fare le foto, nel senso io sono sempre stato un appassionato, cioè proprio il paesaggio come, come concetto... Da profano, nel senso anche da ragazzino, no? Mi ha sempre un po' affascinato. Io mi ricordo sui libri di arte, a scuola, alle medie, eh, quando magari che ne so, capitava di andare in giro, guardavo i puzzle o i poster, che negli anni Ottanta i poster andavano di moda da matti. No? Si attaccavano i poster in casa, adesso non vanno più di moda i poster. Però una volta si compravano i poster, magari. Eh, okay. di a Torre. questo sai che non lo studio questo sai che è uno studio musicale io sai che sono musicista sono sì lui. sì sì certo non l'avevi detto La idea di che cosa c'era qui dentro <ride> posso immaginare beh, eh, comunque beh. andavano tanto i poster per dire delle, dei luoghi iconici europei tipo non so per esempio io ricordo un poster che avevo rotto le scatole mia mamma di, farmi, di comprarmi che era il poster del castello quello in germania di Neuschwanstein no? quello con il lagone dietro è un porto meraviglioso, poi ci sono andato più volte, l'ho fotografato, eccetera, eccetera. Questo per dire che, comunque eh, ho sempre avuto un po', diciamo, la passione per il landscape a livello di soggetto, ma proprio a livello di, di feeling, nel senso, senza praticarlo. Poi, piano piano, da ragazzino, ho sempre avuto un po' la macchina fotografica per andare in gita, ma chiaramente tutto senza belleità professionali. Poi, quando ho iniziato a lavorare, uno dei miei primi stipendi, me lo sono fulminato comprandomi <ride> no, capisco mi sono fulminato mi sono comprato una Coolpix che era una delle prime compatte digitali da 5 megapixel parliamo del 2001 eh. Quindi, e costava una follia però non, non volevo comprarmi una reflex perché comunque non ero ancora così tanto dentro il mondo del landscape però volevo una macchina per fare delle belle foto no? E da lì ho iniziato a fare le mie prime fotine, ovviamente senza velleità di nessun tipo. Cioè andavo in vacanza, cercavo un po' di fare delle foto un po' più belle di quelle che facevo prima con, con la macchina tradizionale. No? E poi un bel giorno il mio capo mi fa ma perché non ti compri una reflex? No? E lì è nato, cioè è stata l'idea. No? Ma perché? Allora lui mi ha cominciato a spiegare, fai le role, puoi sviluppare, puoi migliorare le foto. Perché io, diciamo che come come formazione io sono un informatico no? e quindi diciamo che Photoshop eh, non si era capito eh, questa cosa? eh? non si era capito questa cosa? <ride> C'avevi avevi due cose con il computer? ok ok e quindi avendo sempre avuto Photoshop sotto mano eh. è stato un po' è stato diciamo un pochino il, il passaggio tra foto e post produzione è stato molto molto semplice ecco, diciamo che è stato, è stato naturale iniziare banalmente correzione colore, saturazione, punto del bianco, cioè queste cose qua, subito mi sono, mi sono piaciute. No? E poi diciamo che come background io sono sempre stato un nerd, no? quindi a me sono sempre piaciuti i giochi di ruolo, il fantasy, tutte queste, queste tematiche molto... Che anno siamo? Che anno siamo? 1990 o meno. 90? Ah ok, i primi anni 90? Wow. Sì, quando c'è cioè, stato il boom di Dungeons and Dragons, per dire, no? Yeah. Negli anni, anni 90, mm -hmm. quindi il Signore degli Anelli era ancora una cosa di nicchia, non era un trend come adesso. Cioè, oddio, era un libro molto famoso, però comunque all'interno di una community di un certo tipo, no? no però già no. all'epoca viaggiavano un sacco di disegni di un disegnatore che, oltretutto, adesso siamo anche amici, ci siamo conosciuti online per me è un grande privilegio poter chattare con lui, infatti è una persona squisita, che è il, il direttore artistico del Signore degli Anelli, che è John Howe. No? Ah, eh, vai. detto poco! Sì, lui, è, lui è, un, è, un, è un disegnatore, è sempre stato in casa mia lui. Eh. Cioè, io già da bambino mi compravo i libro game, non so se qualcuno di voi li ha mai giocati, che erano queste specie di, di giochi di ruolo da giocare in solitaria, no? che praticamente era un libro dove tu leggevi una storia e potevi scegliere di cambiare magari le sorti della tua storia. No? Cambiando per dire: dicevi, succede questo. Se vai a pagina 1, succede questo, se vai a pagina 2, succede un'altra cosa. No? E quindi era, che era, sì, era una specie di avventura in solitario. E mi ricordo che le copertine di questi di questi libri qua erano disegnate da John Owen, oh, no? E quindi, boh, lui è sempre stato un po' nella mia infanzia, quando sono cresciuto. Poi nei disegni del Signore degli anelli, e quindi questo sicuramente ha formato la mia cultura visiva. Quindi, negli anni poi ho giocato a tanti giochi, ho giocato ne so, a Magic the Gathering. Non so se qualcuno di voi lo conosce, che è un gioco di carte. Ed erano tutti illustrazioni fantasy che, come base, poi avevano un'altra grande passione che ho, che è quella per i, i, i pittori romantici, per quello che, quello che è tutto il filone del romanticismo, la Son River School, e tutto questa, questo diciamo malluppone no? che. Tu sai è... Puoi mm. condividere qualche immagine? Esempio, se le hai sotto mano, sai che puoi farlo? Eh. Uh, bah, sì, posso farvi vedere, ad esempio, di, di fianco, al, fianco all'icona della foto, cioè microfono, fotocamera, quello in mezzo. Mm. Eh, C'è lo schermino. In diretta diciamo queste cose <ride> e Beh, lo... vuol dire che non abbiamo, non abbiamo preparato nulla. Nulla, eh, poi con... se vuoi, se ti va, puoi condividere assolutamente eh, delle immagini. Eh, se ti può far piacere, se ti può essere. Io sì, per farvi capire di che cosa sto parlando. Eh... Ho visto stasera che hai fatto un canale fresco fresco dove hai, hai inserito un po' di immagini di pittori romantici. Se non sbaglio, sì, e è quello r... in particolare è Cook, che è un, eh, è un è autore r... Ero no di corsa di più per cui si sto dicendo una sciocchezza. <ride> oh, no, eh. Allora, okay. ok. Questo qui è uno dei. sta diciamo... scerando il suo. L Eccolo qua. Okay. Aspetta, lo libero io. Dove sei? Eh, è venuto fuori? Eh, no, perché non funziona? Sera siamo messi male con i tecnicismi. Eh, perché non abbiamo avuto modo di provare perché a me è comparso. Allora, è... è comparso questo, te lo do, però eh, forse c'è una condivisione diversa da fare da parte tua, se ce sì. la facciamo bene altrimenti nessun problema. Mi sembra che fosse sempre il mio schermo. Boh. Aspetta, share screen, seleziono uno schermo, una scheda da condividere finestra. Eh, e tutto a destra c'è schermo da condividere. Ok, una finestra schermo. in particolare. Condividi. Vediamolo e eh, vedo sempre me e te. Vabbè, ah no. No. No, allora, no. no. Eccolo, eccolo, eccolo. Ok, questo qui per esempio eh, potete trovarlo sul suo sito che è albertbierstadt.org che è uno dei massimi rappresentanti dell'Assor dell River School che diciamo che è un'evoluzione di quella che è stata poi la pittura romantica fortemente influenzata comunque sia, c'è cioè questa presenza di queste luci sempre molto forti, molto drammatiche, cioè personalmente uno di quelli che preferisco, che sicuramente mi ha insegnato tanto sulle transizioni, sulla composizione, eccetera, quindi eh, diciamo che lo studio dei pittori sicuramente per un fotografo di paesaggio è una cosa importante ecco, sicuramente è di aiuto per comprendere tante cose soprattutto anche per andare al di là della composizione cioè, oggi la fotografia moderna è molto grandangolo soggetto gigante e poi quello che viene successivamente no invece se voi guardate queste immagini sono completamente l'opposto nel senso non è ed è, è questa una tematica e io comunque sia, ne ho parlato tante volte anche con i miei studenti, per esempio, non si vede mai negli artwork. Io sono un avido collezionista di, di artbook, sì. che sono, diciamo, i libri che vengono magari pubblicati a seguito della pubblicazione di un videogioco o magari di un, di un film dove si può comunque eh, vedere tutta la parte di concept design, eccetera. Si vede sempre comunque che ci sono delle composizioni molto lineari, molto classiche, molto legate comunque sia ai, diciamo, ai, ai canoni classici della pittura. No? Infatti io tendenzialmente cerco sempre un po' di comporre, di dare un po' un colpo alla botto e un colpo al cerchio, nel senso cercare di fare qualcosa che comunque sia, sia attuale. Dall'altro lato comunque mi ispiro sempre ai classici. Perché, comunque, secondo me, poche cose riescono a restituire il, il cosiddetto senso del landscape come certi quadri, no? cioè quel certo. senso di immensità, quel senso di trasporto, cioè, non c'è fotografia sgrandangolata che tenga, nel senso, per quello che mi riguarda: nel senso, io se, quando vedo certe, certe opere di, di Bierstad, di Cole, di Edwin Church, cioè, cioè tu le guardi e ci vedi, ci vedi una storia dentro no? e le volte parlano di più quelle cose lì di molti altri tecnicismi sul quale ci, ci si perde magari in fotografia no? cioè, ora c'è la tendenza all'esasperazione del landscape questo è un peccato infatti è, è un po' un altro motivo per il quale diciamo, ho aperto quella community legata al mio profilo perché voglio un po' portare al ragionamento su quello che è per me Almeno, cioè eh. qual è la mia visione più, più tradizionale del landscape, no? Enrico, le... Parliamo, parliamo della, un secondo della community, cioè diamo il nome oppure dove, dove si, ci si può trovare dove cosa. Vabbè, è tutto sul mio profilo Instagram. Quindi c'è il mio c'è il gruppo legato al mio profilo che si chiama Dark Fantasy Landscapes. Esatto. E poi c'è. Adesso ho, ho aperto questo, questo canale Instagram, questo broadcast che ho aperto questa sera, dove condividerò magari autori eh, quando farò dei post quando ci saranno delle attività didattiche insomma un pochino tutto quello che faccio anche per tenere gli utenti un pochino più sul pezzo perché alle volte se pu pubblichi una cosa uno non ha tempo l'algoritmo ti mangia il post e, e la gente la perde invece così è più c'è un contatto più diretto quindi trovo che sia abbastanza cioè è una novità per me quindi devo, devo provarla È più che molti quindi bisogna sì c'è cioè, cioè più interazione alla fin fine sì, sì, secondo me è importante. No, è fondamentale, cioè, su questo non si discute, eh, per forza, anche perché altrimenti ci allontaniamo dalle persone nella speranza che siano sempre gli altri a venirci incontro. No, siamo noi che dobbiamo andare incontro alle persone, e, e quindi dopo abbiamo i risultati, no? Cioè, tu hai detto in un'ora ho letto al volo, in un'ora hai avuto oltre più, che più di 600 persone che sono iscritte al tuo. Eh. Sì, infatti ho detto adesso mi sento sotto pressione perché devo pure le cose serie. <ride> <ride> l'ho letto, l'ho letto. Ma sì, ma perché giustamente ci si sente così? Però, sai, abbiamo bisogno tutti di una guida. E mm. quando questa guida la riconosciamo, cioè capiamo che quella guida c'è, esiste, è una cosa bellissima. Perché finalmente abbiamo qualcosa, qualcuno a cui riferirci, no? Cioè, tutti abbiamo bisogno di qualche riferimento. Assolutamente sì. E tu lo sei, cioè, poi uno può piacere o no lo stile, il dark mood, tutto quello che vuoi, i pittori, o i film, <ride> ognuno poi fa le sue scelte, però, cioè, è in sicuramente non, non si può dire, una tua foto la si riconosce subito, cioè, c'è uno stile inequivocabile ed è quello che ti, caratterizza, che ti caratterizza anche a livello internazionale, cioè non è che siamo solo quattro di noi. No, no, beh, io ho avuto la fortuna, ho iniziato diciamo, il mio percorso e io sono partito, ho avuto più successo comunque, e ho tuttora più successo fuori dall'Italia che non in Italia, cioè mi conoscono… Oh, sì. eh? Non ho dubbi. Eh, sì, no, mi conoscono di più in America o in Inghilterra o in altri posti piuttosto che qui, e questo un po' mi dispiace, infatti, sono contento di fare questa serata con te perché finalmente posso parlare la mia lingua e mi sento anche un po' meno legato, ecco, cioè, perché, sai, l'inglese per quanto lo puoi parlare bene, io non lo parlo sicuramente come l'italiano. Quindi, insomma, devo sempre, sì, sì, fare, cioè, fare la tua sì, traduzione. Cercare di esprimere i concetti in una maniera comprensibile e allo stesso tempo interessante, no? che è poi quello che è effettivamente il. La difficoltà. E per quello che riguarda invece il discorso che ti stavo dicendo prima, ho iniziato queste collaborazioni all'estero e poi piano piano sono arrivato anche in Italia, anche se in Italia c'è molto, non lo so, boh, la community è un po', un po frammentata, eh, cioè, mh, ci sono molti, molti gruppi chiusi, cioè rispetto in America dove si fa più team, dove si fanno più, diciamo, si lavora di più insieme in community qui, un po' ognuno si coltiva il suo orticello, c'è cioè i suoi. Cioè, i clienti, gente che fa gruppi chiusi, se parli di quello ti cancellano, cioè, cose, cose dell'altro mondo. Una, una, una delle mie domande, che così mi ero preparato, per ah. me, era proprio il rapporto fotografico, il rapporto con altri fotografi, e mi hai ovviamente anticipato. È un problema che. Sento anch'io, devo essere Io non sono nessuno, ok? Mettiamoci, io sono uno che si impegna, si diverte, ma tu stai lavorando bene, io mi ricordo, hai fatto un bel salto da, dai tempi di like a venire avanti. Forse qualcuno non lo sa, ma io ho studiato con questo signore, cioè, a, parte tu, a parte tutti i video, i tutorial. Poi, okay. poi con questo signore ho studiato per otto ore, abbiamo fatto un bellissimo corso. A me è servito tantissimo. Me lo sono poi riguardato e mi sono ritrascritto tutto. E posso dire una cosa allora. Di, di lavoro tutti lo sanno quelli che mi seguono almeno che mi conoscono eh, che io di lavoro vero sì faccio il musicista ma faccio l'insegnante no mm -hmm. e, e che quindi eh, una de... eh non lo sapevo io io sono un insegnante faccio ah. di lavoro faccio l'insegnante so, insegno in un liceo musicale ok ah, interessante. Io, io sono questo è eh, interessante bravo <ride> anche Tony Kaiper mi ha detto ma, ma vivi in mezzo al, all'arte tutto il giorno S sì <ride> faccio il possibile <ride> Ci, ci provo, ok? E, e, e perdo il filo ogni tanto, sì, pr eh, praticamente ehm, l'idea è, è, è che io, sì, mh, mh, questa cosa eh, è stata per me veramente utile e quello che volevo dire a tutti quelli che ci seguono è che io, insomma, nella mia vita ho fatto un po' di corsi, ho seguito un po' di workshop, un po' di cose, bisogna farle, non è che si, non è che si nasce si nasce preparati, cioè nel senso che solo pochissimi possono dire questa cosa, il resto bisogna studiare, bisogna prendere aerei, treni e io ne ho, ne ho presi. E, devo dire che tu sei stato l'unico, cioè, non c'è nessuna preparazione, quindi, tu sei stato l'unico vero insegnante che dava i compiti a casa. <ride> e così si fa. Cioè quando si fa un corso, allora... Anche qualcuno fa anche qualche corso con me, no? E, e ragazzi, cioè non è che basta che ci si veda una volta, no? Perché sembra che si voglia tirare l'acqua proprio a un molino, ma devo vedere cosa hai combinato, perché se quello che io ti dico poi va nel vuoto, è, è, che, che cosa serve? Cioè dobbiamo vedere il ah, risultato, sì, perché sì. la correzione serve tanto quanto l'averti passato delle informazioni, ok? E tu sei stato l'unico a suo tempo okay, che dava i compiti per casa e se ti ricordi l'unico che li faceva ero io. Beh, ma credo che tu sia stato l'unico di quel corso che era veramente interessato a quello che stavo facendo o che era preparato, perché quando hai parlato di maschere, cercando di parlare di alcuni concetti, veramente mi sembrava che tutto cadesse nel buio più completo, però vabbè, insomma, vabbè, questo, non, poveri ragazzi, tutti hanno bisogno di studiare, è eh. solo che... Però, ma... Vabbè, ma attenzione, lì forse sono io che ho fatto un corso che la gente non si aspettava, nel senso... No, tu fai il corso, cioè Se io vado a, a lezione da Bernstein, ok, parliamo di musica, cioè devo essere a livello di capire Bernstein, perché se no che vado a fare? Non so se... no, no, eh, grazie per il complimento in diretto. Però... No. <ride> io, quando, il motivo per il quale io adesso non collaboro più, ad esempio, con Laika, non è tanto per il fatto, diciamo che non, per, per questioni pratiche, è proprio una questione che mancava un po' il feeling giusto, nel senso, secondo me io non ero la persona giusta per loro. Perché comunque quello che faccio io, non, credo che loro non non, cioè non… non che non lo apprezzino, però non, non fa parte del loro, del loro target e quello che mi proponevano di fare non è, non, non è quel landscape che intendo io. Sava, a te, ovviamente. Eh, ma io credo che a un, a un artista di un certo livello non gli si può chiedere le cose. Cioè, o lo scegli perché è così… Scusami, faccio un paragone che magari ci sta ben poco, ma… Eh, wedding, ok. Se io scelgo un fotografo è perché mi piace quello stile, quella post, eccetera, eccetera. Non posso. Mi piaci tu, però devi fare quello che dico io. No, se sono alle prime armi, sì. Ma se siamo a, a questi livelli, c'è cioè Enrico Fossati se non esprime se stesso nel modo che tutti conosciamo, di che cosa parla: di cose che non, non lo riguardano, che non gli interessano, che non sente, a me interesserebbe poco. Ma infatti, cioè, anche perché non sarei nemmeno interessante, credo perché c'è senso. Quello che faccio io è l'andscape di un certo tipo. Cioè, se io ti porto a fare che ne so, un cityscape. Sì, ok, per carità posso dirti la mia, no? Poi magari quel giorno trovo le condizioni giuste, che sono ispirato, e magari mi no, viene oh, anche oh, fuori l'ampi. Esatto, mi viene fuori anche una bella foto. Però nel senso, quello che non è il mio pane, cioè loro chiaramente. Adesso vabbè, questi non sono affari che magari interessano. Oh, beh, ma ci stiamo, è, è un'idea, no? eh, esatto. Cioè, nel senso, loro, chiaramente, essendo comunque il leader mondiale di, di produzione di macchine fotografiche di un certo tipo, loro interessano un approccio forse più tradizionale. La mia fotografia è molto moderna. Nel senso, c'è tanto, tanto editing, c'è tanto approccio informatizzato che per loro forse non è il target corretto. Nel senso, non lo è quasi per nessun brand. E Diciamo che il tipo... Come? Tu sei passato a Sony o sbaglio? Io sì, sono passato al lato oscuro. No, no, siamo tutti sul lato oscuro, va benissimo. Ok, ok, vai, vai, scusami. No, perché... Allora, il discorso della macchina fotografica, per me, io non sono uno di quelli che dice, ah, io uso un brand fino alla morte. Per me, il brand, cioè la macchina fotografica è uno strumento, deve essere funzionale a quello che devo fare io. Cioè, se domani per dire Nico esce con la macchina che è dieci volte meglio della Sony. Io mi compro un amico, cioè non me ne frega niente non, ma certo. di, di mantenere. Anche perché come paesaggista, io non ho un parco ottiche da dire, ho 50 ottiche, io ho tre ottiche. Quindi... Eh, che cos'hai? Ah, no, ah, aspetta, te lo dico 8, io, ah, il 12, eh, aspetta, aspetta, hai il 12 24, il 24 105 il 100-400. hai studiato, bravo, però te ne manca una. Anzi, due <ride> ti manca il 10 mm, Voiglander Ah. Che è un'ottica allora. manuale sì. molto estrema, quindi un 10 mm full frame, quindi insomma ti che fa un botto di stelline se vai a fare Cityscape e quelle cose lì, esatto. E, e poi ho un macro vabbè, che l'ho comprato più per divertimento che non per raggiungere diciamo, 105 macro, esatto, della non, poi non averlo, insomma, dai, cioè. sì. <ride> Ti dico, non, non ho mai pensato di fare una serie macro, però ogni tanto mi viene voglia di sperimentare, magari quando sono a casa, in qualche, durante i mesi bui, freddi, mi metto lì, faccio qualche cosina così, per divertirmi. Infatti, se tu guardi il mio portfolio, non ci sono foto macro. Quindi. Infatti, aspetta che visto che ci siamo condiviso mm. al volo il tuo sito, al volo il tuo sito. Pronto, pronto qui? <ride> ok. Sì, eh, e, se andiamo sul tuo Tu dimmi se vuoi che andiamo in qualche posto su Recent Works, che insomma, ci sono tutti gli ultimi recenti. Andiamo qua, andiamo qua, andiamo. qua. Andiamo qua. Sono recenti o no, è una macro. C'è una macro. Attenzione. Aspetta, aspetta, dov'è? Ah, questa. <ride> questa è una, è una pozzetta d'acqua. Che cosa? Ha, ah, una pozzetta con le bollicine c'erano delle alghe sul fondo che erano probabilmente ormai decomposte, quindi erano nere, e avevano formato tutte queste bollicine che sembravano dei piccoli occhi, perché praticamente sopra c'ero io che stavo facendo la foto. No? Quindi faceva questo effetto ah. un po' particolare. Però, vabbè, questa hai capito <ride> allora. Io quando ho scoperto per la prima volta che ho visto, se cioè non erano queste foto, era qualcosa di simile. E ormai purtroppo è passato qualche anno. Eh. Quando... Era il il ma io da ben prima che, che non ci vedessimo. Eh. Cioè da, da anni prima. Ah, poi oh, io pensavo che mi riconoscessi. Eh, eh, ciao, quando ho visto che c'è la possibilità di fare quel corso mi sono tuffato. <ride> ho detto... No. Quando è che lo ritrovo? No, no, erano anni che io ti seguivo. Ma stai scherzando? Eh, avevo già preso i tuoi video. Cioè il discorso di colorize già sapevo tutto cioè, di che cosa stiamo parlando <ride> eh, cioè, eh, attenzione cioè io quando mi ricordo ho visto queste ma tanto è lo stesso. cioè vedevo st questa per esempio questa è storica se non sbaglio oh, no beh questa qui non è vecchissima sarà del 2021 2022 no allora ce n'è vabbè adesso non vorrei adesso andare troppo in di là così tanto facciamo vedere un po' di robe ok eh. Ma per esempio, cioè io ci sono delle foto che ho impresse, tipo questa, che sì. sembra sembra banale, che io poi senza quasi volere ho fatto a modo mio, ma, ma, ma me ne sono accorto dopo proprio l'anno scorso. Cioè, sì. atten attenzione che ci sono delle cose che eh, e io quando ho visto per la prima volta questi di pietra e comincio forse a trovare, in Veneto non ce ne sono. No, non ne ho trovati li sto trovando in friuli i nostri sicuramente ci sono degli amici friulani aspetta che attacco la chat aspetta fammi andare là col mouse vediamo se c'è qualcuno che anch'io ho preso un posto di enrico certo ci mancherà ah. ehm, e praticamente e lì ho scoperto che in friuli venezia giulia invece ci sono un sacco di ponti in pietra anche ponti romani antichi e e porca miseria, Enrico, mi tocca copiarti. Cioè, ci provo. Ma ho lanciato il trend dei ponti. C'è tanta gente che adesso fotografa i ponticelli. Prima, allora, tutto è nato... Allora, era parliamo... Allora, il mio primo ponte... Deve il essere... primo ponte, capodanno. Il mio primo ponte è stato nel 2016, credo. In 2016... Ah, e' Luigino... Che è del Friuli, è il del, del circolo fotografico Palmarino, che è un, un circolo fotografico pazzesco. Enrico, c'è. Va bene, ne parleremo in un altro momento perché se no, stasera non finiamo più. Che lui è del Friuli e mi dice: Vici Porto. Perché, in realtà ha detto Tici Porto, ma io dico: Vici Porto e sarebbe andiamo, andiamo a farci una, un, un vacanzino in Friuli. Io vengo volentieri, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Anzi. Organizziamo un workshop. Organizziamo un workshop, dai, volentieri. Certo. certo. Dai, scusi, Quindi... interrompo sempre. No, ma figurati, il mio primo ponte è stato nel 2016 e ti racconto anche la storia. Mm. Io ero... In realtà stavo cercando un'altra cosa. Non cercavo, non cercavo un ponte, ma cercavo una gorge, no? che sono praticamente quelli che noi in italiano chiamiamo orridi. Ah, okay. e... Era un orrido che era molto interessante perché avevo visto alcune foto ed era molto stretto con degli alberi muschiosi, c'era cioè, un ambiente un po' particolare che qui in Europa, cioè soprattutto qui in Italia, non è facile da trovare. No? Mi trovavo in Francia, al confine con la Svizzera, e a un certo punto cercando su, in questa zona, io poi facevo delle ricerche in francese perché cercando in inglese e in italiano non trovavo niente, col mio francese maccheronico, vabbè. Diciamo che ho cercato con le parole chiavi, sono riuscito a trovare alcune, alcune informazioni e ho scoperto che esisteva un ponte molto antico. No? Che oltretutto era uno di quegli argomenti che a me interessava perché lo chiamavano, si chiamava Ponte no? e La, la storia è che praticamente questo ponte era stato costruito dai templari perché lì vicino c'era una chiesa. Ti sei tuffato? Lo sei no, tuffato. Detto, devo, devo detto devo trovare sto ponte, no? <ride> Oh, alla fine cioè, abbiamo praticamente girato in largo e in lungo questo posto che è un posto dimenticato da Dio in mezzo alle colline dove non c'è veramente niente. Alla fine troviamo questo ponticello che adesso eh, sul mio sito dovrebbe esserci da qualche parte. E vedere se... Hai una mezza idea oppure vuoi condividere tu? Cioè... Eh, aspetta che lo... Primo lo cerco perché non mi ricordo, cioè, dovrei averlo sul sito comunque oppure mi dimmi dove portfolio, recent works uh, no, favorite no, favorites for eh, guarda se lì c'è mm, sì oh. c'è un po' di roba eh. <ride> c è, c è un po', aspetta che faccio un po' largo che così noi poi, non vedo eccola aspetta e... vai giù vai giù vai giù, vai giù. No, no, su, è su, no non è qui. Questa qui forse è la foto che mi ricordavo io, o questa, è, è quelle, una è Francia, l'altra è Svizzera, sono due posti eh, diversi. Mi ricordavo qualcosa del genere, perché poi non, ognuno dei tuoi corsi l'hai anche editata, o questa o quell'altra, non mi ricordo, o un'altra ancora, non mi ricordo. Eh, vabbè, e... eh, non so, eh, eh. su recent Works, che dovrebbe essere su Recent Works, cioè, a... che poi il mio recent Works è molto. <ride> <ride> <Vale> <ride> È molto largo come recent nel no, senso, no. Cioè, chiudi. chiudi, chiudi. No, 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 questo. Non è questo, aspettami. Vai giù, vai giù. Eh, deve essere uno di quelle più, più indietro. Oh, cioè, no, ne hai di ponticelli qua. Che belli, eh, no. ma questi ne ho fatti tanti perché poi dopo. Ma il eh, primo, volevo farti vedere. Il primo, Hai capito come funziona? E eh, certo, vai giù, vai giù, vai giù. Vai giù, eh. vai giù. Tu, tu mi stai dando delle idee poi ti rubo sti robe eh, perché rubo, rubo tanto rubano tutti <ride> un in più un in meno oh, ferma ferma nel senso buono eh, eh. sì ma lo, so, lo so ma poi guarda anche lì c'è tutto un discorso da affrontare no non ce l'ho sul sito è gravissima questa cosa qua allora aspetta che te lo faccio te lo faccio eh, vedere questa roba parla di te devi metterlo assolutamente riportiamo la foto di prima questa ecco eh, via e mi allora, eh, adesso lo cerco te lo condivido ah vabbè e eh no, perché adesso ne abbiamo parlato e la gente avrà la curiosità di vederlo. Mi sembra allora, che è il minimo. Se, se vedo che compare, allora, però, appena è... lo trovo, te lo faccio vedere. Intanto, ragazzi, non so se, se vedete queste robe, cioè, ma sono, sono immagini bellissime. cioè Nel senso che hanno un pathos, eh, ma vuoi che andiamo a vedere le tue foto? Ma tanto tu ti cerchi questa cosa, vuoi che cominciamo a vedere le tue foto? Ah così le commentiamo anche va bene, volentieri Aspetta, così. tanto tu se ne fa tempo vuoi cercare, cerca No, ma è, eccolo qua, l'ho trovato, trovato. trovato dai, vai condividi, vai allora, adesso lo apro ma non è bella sta cosa così tutta, dai vai è un po' improvvisata è, è più divertente no? che bella, che bella. Allora, tutti bella. conosciamo Enrico Super Serio ok ma io sera non, sera, io non sono super serio. Io sono molto. stasera mi, mi piace scherzare. Non sono, non sono, serio, non sono così tanto serio. Oh, l'ho trovato. È eh. lui. Allora. Aspetta, 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 che mi cominciano già a mandare foto di Ponti. Ahia, <ride> che meraviglia! Allora, Adesso lo condividiamo. Ma vedi come sono i miei. I miei <ride> sono bellissimi. Il tuo pubblico eh, eh sì, ma ci, bisogna curarlo. Ci sei? Ma, dai? Assolutamente sì, sì, ci sono. Adesso te lo condivido. Se ti vedo. Eh. Vabbè, Perché, lì, per condividere. Dare. perfetto. Che vediamo intanto anche la chat. Io mi vado, vale, vale, tanto metto questa della della. Eh, di, aspetta, ah, ecco qua, sì, di, di Bianca Maria che è una persona straordinaria, è stata anche mia ospite con le foto. Diritto, eh, grazie, Bianca gentilissima. È, è, una, è una tua super fan eh, cioè, attenzione, grazie. <ride> e lei, le parti di Cuneo, quindi non siete lontanissimi. Ah. Nel Cuneese e di posti belli ce ne sono tanti, eh, capito? Dobbiamo, dobbiamo sentirci in separata sede organizzare capire cosa e come. Per far foto ci sono sempre. Allora, Grazie. aspetta, che ci, sei. Allora, aspetta. Ci, siamo, ci sono io e te, Prova a condividere meglio. Vado adesso, sì, perfetto, vado. Ok, ecco. lo vedete? E lui? Cavolo, ma do, allora. dove è? Nel tuo allora. sito o no? Eh no, non, non so perché non c'è, se ho fatto un po' di casino devo, oh, <ride> devo riorganizzare un po' il mio sito perché poi certe cose le tolgo, poi me le dimentico. Comunque questo qui, questo ponte, è questo famoso ponte costruito dai templari che è praticamente sepolto in questo, in questo piccolo boschetto completamente muschiato. Ma che meraviglia. E... Ed è veramente stupendo. cioè, io quando l'ho visto ho detto: Boh, questo è un posto fantasy. No? E allora lì, mi, mi ci sono fermato e ci ho girato intorno per un pomeriggio. Praticamente ho fotografato ogni millimetro, ogni pietra di questo posto. Certo. E poi, da di lì, dopo che ho pubblicato queste due foto, ho continuato ogni mio viaggio a dire: Ok, adesso vado a cercarmi se c'è qualche ponticello in zona. No? E sì. ne ho trovati tantissimi, poi. Cioè, nel senso. Bello. È un progetto molto bello, perché come quello delle cascate, quello de... cioè, avevo... io sono molto legato all'ambiente boschivo perché a me piace molto, c'è un, sì. un legame diretto nel senso tra quello che sono le mie passioni, quello che sono i miei interessi e quello che visivamente comunque mm. mi intriga. Cioè il bosco comunque, per me, fotograficamente parlando, quando c'è l'ambiente giusto, è uno dei soggetti più belli. Aspetta, aspetta, aspetta. Beh, cioè, qui è un, questo è uno scatto di Madeira, vabbè. Lì è un eh, posto… mi spieghi dove li trovi, questi alberi? Perché, porca miseria… Questo, questo è facile da trovare, questo qui è, si trova a Fanal. Si sì, spera quest'anno, spero. Mare... Quest spero. Mm. È nella foresta di Madeira e, boh, lì è… È talmente bello che è fin troppo facile, nel senso che ce ne sono talmente tanti di alberi lì belli che boh, cioè basta buttarsi dentro e se ne trovano di ogni tipo, ecco. C'è sempre la nebbiolina, se non sbaglio, di mattina, no? è, molto, è molto facile trovarla perché comunque questa foresta cresce sul, sulla cima del, dell'isola, sulla parte più alta, e molto spesso lì le nuvole scendono e si forma questa nebbia. Cioè che poi non è nebbia, sono nuvole basse. È quella che in inglese chiamano cloud forest, per intenderci. Mm. Però questa è molto fantasy, no? Assolutamente sì, infatti io ci sono, ma... appena, ho appena avuto l'occasione e ci sono andato, ma io cioè, Madeira ci sbavavo sopra da anni, poi finalmente nel 2018 sono riuscito mm. a organizzare il mio primo viaggio lì, quando ho fatto queste foto qua e, e lì mi sono, mi sono innamorato dell'isola, mi, mi è piaciuta tantissimo, infatti poi ci sono tornato anche in vacanza dove ho fatto altre foto meno belle perché comunque sia in agosto l'isola non, non è molto bella, io qui ero a maggio. Ah, ho fatto... okay. Dove diciamo, i verdi sono proprio al massimo, era, era tutto molto molto umido, molto bagnato, tanti fiori, era, era veramente bello. Mm. Vado avanti, eh, cioè io ci sarei sei... qua, però vado avanti perché All abbiamo delle bellissime sorprese. Beh, questa qui questa è un'altra foto. Chiapa è tipico Veneto. Eh? Ciapa cioè... allora, sì. c'è anche in piemontese, ah, perfetto, <ride> E dicevo, questa, questa, questa foto qua praticamente è un, è un cubo di ghiaccio che ho trovato nella laguna di Jokursalon, no? che è un, uno dei posti più famosi in Islanda. E lì vicino c'è un'altra laguna più piccolina, adesso non ricordo il nome, era... e ci sono andato con questo gruppo di ragazzi. È una sciocchezza da dire, no? Eh? I nomi islandesi sono una sciocchezza da dire. Sì, no, infatti io poi già son, cioè, son, sono negato per le lingue, quindi cioè, i nomi li completissimi... I corsi in, in italiano, in inglese, in spagnolo, sei negato, eh? eh vabbè, ok. I corsi in spagnolo non li, non li traduco io. Ah, non li, vabbè, ok. <ride> che miseria. Vai, vai, lingua, vai. I in spagnolo sono giusto ordinare da mangiare. Allora, dicevo che eravamo, ero, ero con un gruppo di ragazzi spagnoli quando abbiamo fatto questa foto qua, e quella sera io non, non riuscivo a trovare una composizione che mi piaceva. Tutti erano esaltati, volevano fotografare questa aurora. Le previsioni erano buone. Infatti, quella sera c'era un K, KP4. Mi sembra, era previsto. Infatti erano tutti esaltati, KP4, KP4, e ho detto, vabbè, insomma, mettiamoci lì. Io poi a un certo punto era ancora ora blu, non era ancora, non era ancora notte, e a un certo punto ho trovato sto blocco di ghiaccio con un buco in mezzo. E ah, detto, da lì che faccio la foto da qua io stasera. Se pensavo fosse una, una cava io, no? invece No, 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 no eh, in realtà era un buco, sarà stato, boh. Non so, è stato un metro col buco lì. Poi ci ho infilato il grandangolo dentro e è diventato molto più grande. Ha fatto un focus tracking oppure no? Sì, 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 sì. sì, sì. Sono, beh, sono, è comunque un time blending, perché io prima ho scattato il ghiaccio, poi sì. dopo è arrivata l'aurora e poi ho blendato... È un time blending? Sì, 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 sì. sì, sì. Okay. Ho blendato poi tutti insieme dopo. È uno scatto, è uno scatto preparato, ma costruito, perché comunque è... ci è, è voluto tempo. per perché poi comunque sia quando l'aurora era così il riflesso non era così bello e quindi ho dovuto mischiare più scatti. Beh, ma lei sai, macchina ferma sul cavalletto l'autofocus non, cioè non lo usi basta semplicemente con il telecomando che continui a cliccare ogni, ogni cambiamento finché poi non hai tutte le immagini per poterle tutte sì, sì. insieme evviva, che periodo era qua? dal, dal punto di vista di stagione? gennaio a gennaio quindi era anche freddino quindi stai no. lì no no cioè una roba normale come in montagna qua di noi cioè, mm. non era esageratamente freddo ho patito molto più freddo in canada eh, immagino meno 30 qualcosa del genere anche meno, meno 39 una mattina ecco va a posto e qui sempre Madeira questa è Madeira sì eh, Io le immagini le sto dando proprio come me le hai mandate, tu non ho messo ordine, non, non, No, va non... No, benissimo. Tanto cioè, Ne Andiamo... commentiamo una alla volta. Questa è sempre, era sempre la, diciamo, quella, quella, quella settimana lì che ero, ero su, e questa diciamo che è una foto che a me piace molto perché sono riuscito a fare questo frame un po', un po arrotondato che mi ricordava molto un disegno di Howe, quel disegnatore che vi dicevo prima. Che era esatto. fatto, diciamo, di, della foresta di Fangor nel Signore degli Anelli, quindi lì cioè, anche lì mi sono fatto dei film quando ho fatto queste foto esagerate. Mi sono divertito tantissimo e mi sono divertito ancora di più. Poi quando sono arrivato a casa a fare tutto l'editing, che, che per me è importantissimo. Cioè... Esatto, esatto. Ma a te non capita di, di voler scattare per poi fare editing, no? Non Assolutamente sì. Cioè, per me l'editing è una delle parti più divertenti. Tanti dicono: oh, io non ho voglia di editare le foto, esatto, no, esatto. E invece no, è il contrario, cioè, se io, è logico che se vado e faccio delle foto da schifo, allora poi la voglia di editare è meno perché dici per ottenere qualcosa di buono devo tribolare tanto, no? invece quando riesci comunque sia ad avere, cioè hai uno scatto bello lavorabile, comunque sia che c'è una buona base, dici boh, adesso vado a casa, faccio così, così, cos'ha e, e cominci già a previsualizzartelo no, in te. Esatto. Perché la visualizzazione è la cosa, la previsualizzazione è fondamentale, no? Ma di sì, 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 beh, Insomma, ci sono delle cose che automaticamente, quando tu le vedi, ti salta subito in mente qualche cosa. Che può essere la scena di un film, un quadro, un disegno che hai visto, e dire cavolo, è proprio assomiglia a quello, mi ricorda quello. Posso fare così per renderlo più interessante, eccetera. No? Quindi... Eh, vediamo se riesco Andare avanti. Sì. E qua? Qua ero in Canada. Qua era una delle famose mattine dove la temperatura era veramente bassa. Questo qui si chiama The Tangle Peak. È una montagna che è praticamente vicina a Jasper. È molto vicina alla strada, nel senso qui non bisogna camminare né niente. Praticamente parcheggi, cammini forse dieci minuti e arrivi. Ero sopra un ponticello o in acqua? No, no ero in acqua lì, Ero. Però ho messo le zampette a bagno, beh, avevo, avevo le scarpe adatte, mi sono comperato un paio di scarpe certificate Insomma, che potevano resistere a quelle temperature lì, okay. ero vestito come l'omino Michelin. E, <ride> e, a strati... <ride> e, devo essere sincero che tecnicamente è difficile scattare in quelle condizioni perché basta che tu avvicini le mani alla lente, si condensa e, e ghiaccia subito dopo. Cioè, non è solo una questione che dici la lente si appanna e basta, cioè, la l'appannatura si ghiaccia si e quindi ghiaccia. È, molto, è molto complicato. Devi tenerle le mani lontano dal, dalla macchina fotografica, grazie, sì. Giuseppe. Vedi, eh, no, ma questa è la firma: cioè, nel senso, è questo il difficile. Questo è il difficile fare <ride> <è il> <ride> una bella foto, dai più o meno, insomma, abbiamo fatto un po', non dico ci riusciamo tutti, ma insomma. Sì, dai, ormai cioè, tecnicamente creare questo mood, cioè questa, questa, questa cosa, questi contrasti tenui, cioè, eh, deve averle in testa, sta cosa, eh. eh? Vabbè, vabbè. Stavi dicendo, no, dicevo, che, grazie comunque per i complimenti. Dicevo che comunque il, il discorso del, della temperatura è abbastanza ostico da gestire proprio per questo motivo, qua, perché magari tu hai warmer chimici nelle mani per evitare che ti si ghiaccino le dita, no? Certo. Quindi quando tu, se tu ti avvicini, per dire banalmente, metti la mano sulla ghiera della messa a fuoco, il calore può raggiungere la parte frontale della lente, ti si ghiaccia, si brina e poi devi, devi fare in modo di, di sbrinarla, e insomma è complicato. Quindi... Che a meno 39 diventa un po' un problema, Sono solo eh, sì, 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 è abbastanza. No, buono. I problemi, li, li, il problema del freddo lo sento parecchio quando vado nelle Dolomiti d'inverno cioè, ci soffro tanto. Cioè, so benissimo cosa significa. Anche perché noi alla fine fotografi stiamo fermi molto. Cioè, io fortunatamente non soffro il freddo. Eh, questa è una gran fortuna. Eh, invece io purtroppo sì. E quindi per me ogni volta è. Ah, oddio! Sei <ride> venuto, se portati un po' di grappa. Eh, ma posso dire una cosa che adesso scandalizzerà No, non beve? C'è l'unico Veneto che non Sono è Astemio. No. Io sono Padovano Doc, sono nato a Padova, quindi proprio Veneto, e sono Astemio. Porca miseria, una roba... è possibile. Eh, dobbiamo vabbè. fare un workshop enogastronomico per farti cambiare idea eh, Vabbè, poi, poi magari in compagnia delle cose che possono cambiare però insomma certo, certo. No, no, no. dobbiamo rimediare questo problema anche perché l'alcol contribuisce all'ispirazione eh. io ho concerti di cui non ricordo nulla vedi 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 e con questo ho già detto fin troppo ok va bene e qui siamo a casa mia ne sei qui, questi sono i cadini ripresi in una giornata buona, nel senso è una foto fortemente editata, questa. ho fatto anche un corso dove ho spiegato tutto il procedimento per raggiungere questo risultato qua e chiaramente c'era la base. Eh? Questo me lo sono perso però, porca miseria. È un corso che ho fatto, di... ho fatto a settembre, mi sembra. Sì, a settembre. Ma del 2023, eh? sì, 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 assolutamente ah, Era un corso online. Bisogna recuperarlo. Vabbè, ok, dopo ci parliamo. <ride> Questi e... sono i meravigliosi Cadini, sono veramente una cattedrale. Sì, bellissimo. Una delle montagne più belle in assoluto che io abbia mai visto. Magari non la più grande, ma sicuramente affascinante. Poi, dal io vabbè, qua ero su La Forcella, ero con La Forcella. Con il... sì. La forcella, quella faccia la Varedo? Sì, 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 sì. Okay. Mm -hmm. ero lì con un gruppo di ragazzi, era un workshop e avevo davanti la schiera dei cavalletti che scattavano le tre cime e io ero dietro di loro che parlavo. Eh? Ti sei girato dall'altra parte, hai infatti, cadeva dall'altra parte, hai detto ah, che belle nuvole <ride> e allora oh. ho fatto un po' di scatti col tele. Avevo usato, usato all'epoca il 7200 che avevo. Aspetta, libera qua, per curiosità? Eh, no, no, col cavalletto. Me lo sono perso anch'io, dice Bianca Maria. Eh dobbiamo allora adesso. Dopo dopo ci mettiamo dopo ho aperto il canale broadcast perché la gente si perde le cose. Ah ecco a proposito: io l'11 se volete partecipare è gratuito quindi non dovete pagare niente. Ci sarà un evento online. È una conference in inglese dove ci sono tanti fotografi e una delle foto editate è una delle mie, tu Nico hai già visto l'editing di quella foto, però vabbè, se vuoi ripassare... No, ma non c'è mica... Beh, cioè, eh, ragazzi, eh, la ripetizione è il, eh, il, come dire, il cuore, il nocciolo di qualsiasi apprendimento. Cioè, tu non impari a suonare se non provi le, le cose un miliardo di volte. Fare queste cose devi farle decine di volte, cioè non ci sono. Mi scuso se faccio continui riferimenti alla musica, ma per me è normale. No, me... No, a me piacciono questi paragoni perché comunque facilitano, diciamo, l'attenzione anche delle persone. Cioè, insomma, per, per comp comprendere certi concetti, io lo dico sempre: lo no? dico io faccio un genere di landscape che è un po' come levi metal, nel senso, non è per tutti, <ride> <ride> Deve <piacere>. è come <ride> Beh, io ho fatto rock per 25 anni, eh, attenzione. Quindi eh, st sto, st stiamo elaborando delle sorprese qua che la gente neanche si immagina, però, è, è questo il bello. Al fine siamo la somma di tutto quello che abbiamo vissuto, cioè è la verità, non ci sono Beh, tanti comunque, parlando di, di cultura visiva, okay. sicuramente un'altra un cosa che ha influenzato comunque sia il mio modo di editare sono le copertine dei dischi black metal, heavy metal cioè io ne ho una centinaia a casa che ho collezionato quando ero un ragazzino e comunque sia mi sono rimaste comunque tante cose di quel, diciamo di quell'immaginario lì poi è chiaro non è che copio le copertine dei gruppi heavy metal però hai dei input che comunque ti fanno pensare magari a una composizione a una color e, e sicuramente sono molto, molto d'aiuto ecco Ragazzi, allora io vi faccio un, un gioco di immaginazione. Poi continuiamo. Immaginatevi, Enrico, con le borchie con il chiodo, vestito di pelle, potrei okay. seguirmi con delle foto proibite che non ho sul computer. Oh, no, non mi devi dire questo, avevo anche i capelli lunghi, tipo Vichingo, ma. Penso che non vedrete. No, davvero? Stai dicendo la verità ah, su questa cosa? Certo, assolutamente sì. Beh, io ho cose che eh, su YouTube ci sono, ma non dirò mai a nessuno dove andare a vedere dove sì. Io cioè ho le fasce, sono con i capelli eh, bianchi, tinti, con le cose così. Cioè, no, io, no. Allora devi farmi vedere questi video. Ci sono, eh, ci sono online, però non lo dirò mai a nessuno. Non sono di tantissimi anni fa, eh. non sono di tantissimi anni fa. Ma cosa sta saltando fuori stasera? Ok, qua siamo in Francia, no? Questa qui è la bellissima vallata di Lauterbrunner, che è in Svizzera. Ed è una vallata che è, è passata la storia, questa vallata, qua perché praticamente, vabbè, a parte essere una rinomata, eh, diciamo, location turistica proprio per la vicinanza a Interlaken. Che è una, insomma, una, una zona sciistica molto, molto rinomata, Grindelwald, e, e, è diventata famosa perché eh, Arthur Conan Doyle ci ha ambientato alcune storie di Sherlock Holmes oh, e sì. anche Tolkien. Cioè, Tolkien, per parlare della sua rivendell, si ispirò proprio a questa vallata qua. E ah. il pittore di cui vi ho parlato prima, Albert Bierstadt, fece un viaggio in Europa, dove visitò la Svizzera. E dipinse questo posto qua, quindi vedi che è tutto collegato. È un, è un mondo incredibile. Eh? eh, ma vedi come gli stimoli, poi eh, cancello momentaneamente. Fermo momentaneamente la scritta. solo così abbiamo l'immagine leggermente più grande. Ecco, scusami, vedi come tutte le cose poi tornano, no? Cioè, nel senso, tutto è collegato, no? E oltretutto, questa foto qui è una foto che ho fatto a mano libera dal, dal, dal finestrino del treno. Cioè, questa qui stavamo. Oh. Sì. c'è il finestrino davanti? No, era aperto. Ho aperto il vetro e ho fatto la foto. Ok, ok. okay. Eravamo, perché eravamo su in cima, avevamo dormito a Grindelwald, che c'è una cittadina con, con tanto di hotel, ristoranti, tutto quello che vuoi. La mattina siamo saliti su in cima, ho fatto le foto la mattina, non mi piacevano per niente. E questa, cioè, la luce più bella era proprio dopo, nel senso quando comunque sia, stavamo scendendo e c'è questo trenino a cremagliera che ti riporta giù dove ci sono i parcheggi e allora ho cominciato a scattare, avrò fatto mille foto perché mi piaceva la luce di quel momento che era luce durissima, ma sono state le due del pomeriggio. Eh. Io vedo le ombre, è strano sta cosa, no? È. Eh, ma io ho, ho valorizzato tantissimo gli orari centrali del giorno per fare le, le foto che piacciono a me. Cioè, non... Era questa cosa, me ne sono accorto. Infatti, cioè, tu non, non è che aspetti per forza il tramonto o l'alba, no? perché magari mi viene sete nel frattempo, poi devo andare a bere qualcosa. A proposito di... cioè tu stai pungolando questa cosa, vabbè, vabbè, ok. No, ho capito come la mettiamo. E immagino che poi con il nostro amico Gianluca Podestassi non cambi nulla da questo punto di vista. No, no infatti lui, anche lui, il mio studente, ha preso certe cose, compreso la parte okay. di esplorazione. So, okay. Vabbè, andiamo avanti. <ride> sa che Gianluca sarà mio, uno dei miei prossimi. il L'ha detto, l'ha detto. E... E... Questo qui è, è sempre in Svizzera, anche lui. Mm. Nello Jura Svizzero, questo ponte qua, è una location abbastanza nota, nel senso nella zona comunque è, è, è indicata… Eh, come si dice? È indicata abbastanza… Insomma, è, è piuttosto popolare. Ci sono questi percorsi dove si cammina lungo questa gorge, che è lunghissima. Cioè, io cioè, ero con Gianluca, oltretutto, quando abbiamo fatto questi scatti qua. Diluviava. Quel giorno veniva giù proprio a catinelle l'acqua e siamo stati tantissimi in quella gorge. Tipo, siamo entrati la mattina e siamo usciti la sera. È stata veramente una, una giornata incredibile. Allora, la gorge sembra, un cioè, sembra facile da scattare, ma in realtà non è così perché è scivolosa, non si trovano i punti giusti. Magari piove, sgocciola la condensa e hai gli stivaloni gli impermeabili, cioè. È sempre un po' un modo di scattare. Cioè, a me piace tantissimo. È un, anche questo qui è, un, è una cosa che mi piacerebbe insegnare, perché comunque eh, è un Bravo. Eh, ma sai cos'è? Il problema è che organizzare un workshop in quei posti lì è complicato, proprio tecnicamente, ed è anche un po' pericoloso, perché comunque… Eh, anche eh, esatto, cioè non è facile. Cioè, eh... cioè, io, allora, premesso che comunque io organizzo corsi privati, questo da sempre e chi vuole fare un'esperienza one to one oppure un gruppo, un piccolo gruppo di persone, due o tre persone, le posso portare e gestire. Non posso portare 15 persone in una cioè non so dove metterle, poi rischi che la gente si faccia male o che eh. non faccia foto, insomma è, è, troppo, è troppo complicato. Quindi... e poi i workshop a 15 persone insomma dopo per carità cioè... no non riesci a seguirli ma infatti ti dico io non li faccio più i workshop di gruppo perché comunque io voglio offrire un'esperienza a 360 gradi che vada dalla parte di concept dalla parte di scatto cioè allora ho permesso che comunque la maggior parte della gente che frequenti i miei corsi non è che mi viene a chiedere tempi e diaframmi cioè la gente viene lì perché vuole sviluppare comunque sia Qualcosa che va al di là? No? Come magari come approcciare un landscape in un certo modo, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, certo. mi, piace, mi piace offrire un prodotto premium, mh, perché comunque sia, la, io vorrei che la gente portasse a casa qualcosa che non sia la cartolina. Ecco, cioè, io voglio che la gente che va via dal mio corso dice: OK, io ho vissuto un'esperienza, quel, quell'esperienza non è necessariamente lì, ho fatto lo scatto della vita. Cioè, eh, io ho fatto ho... un'idea che poi applicherò in mille altre occasioni. Esatto, cioè, cioè, ragazzi, il, il poi... discorso del corso è proprio finalizzato a insegnare a fare lo scatto, ad approcciare lo scatto in un certo modo. Poi, se allora sei culo che hai delle buone condizioni e fai uno, un bello scatto, io sono contento per te. Per tutti, certo. e, chiaramente il meteo a volte è inclemente diciamo che il mio modo di scattare. E il mio di post produrre aiutano tanto, cioè non, non devi necessariamente beccare la condizione tecnicamente perfetta, nel senso c'è cioè, oppure il tramontone rosa o l'alba infuocata, cioè comunque sì, si possono fare scatti molto interessanti sì, in mezzo. Giorno, giorno, certo. Devi, sì. e devi sì. essere sentivo un po' d'eco. Sì. Sì, sì, adesso c'è stato un problema effettivamente, non so da che cosa stia derivando questa cosa. Forse mi sono spostato leggermente. Non lo so perché qui sta tecnologia, effettivamente sono io che sto facendo un eco. No, io adesso, adesso sento bene. Vabbè, ok. Eh, speriamo bene. Dicevo che comunque il, il concetto che non necessariamente deve esserci la condizione perfetta, cioè, comunque, sia bisogno imparare a sfruttare il territorio e la luce che offre il territorio, cioè il dark mode, cioè il modo di editare che conoscete oggi, che vedete sui miei scatti, è una cosa che nasce a parte diciamo per la mia cultura visiva, la mia passione per il fantasy, tutte queste cose qui che mi ha portato. A editare le foto in un certo modo, ma la ragione anche tecnica per il quale è nato è il fatto che comunque io, quando ho iniziato a scattare in montagna, andavo sempre a scattare nella zona delle Alpi Francesi che ho qui vicino, tra virgolette, due o tre ore di macchina. E lì il meteo era sempre molto inclemente: cioè, comunque sia pioggia, nuvoloni, magari la luce migliore ce l'avevi alle tre del pomeriggio, poi dopo si capottava tutto, diventava, diventava grigio, iniziava a piovere. No? Io all'inizio ero disperato da questa cosa qua perché vedevo i ragazzi che andavano magari a scattare sulle Dolomiti, vedevo i tramonti rosa e giocato. cazzo, io non riesco a farlo, no? Allora poi dopo, cioè, in realtà mi, piaceva, mi piacevano le atmosfere che, che scattavo, ma non riuscivo a renderle nel modo giusto, no? E quindi? E, e allora lì poi ho cominciato grazie comunque sia, cioè ci ho sbattuto la testa, nel senso ho cominciato a sviluppare eh, un editing che potesse rendere interessante quel tipo di atmosfera. E alla, quindi, fine, alla fine è stata la tua fortuna, eh? eh probabilmente sì, nel senso è stato, diciamo, un misto di cose, cioè, nel senso ero nel posto giusto, al momento giusto e ho studiato per… Creare qualcosa di un pochino di diverso. Ecco. Ero studiato, mi piace <ride> perché bisogna essere studiati, altrimenti non ne tiri fuori una mazza da queste no, no, cose. A sì, parte di scherzi, io mi sono fatto un mazzo all'inizio, cioè io non sapevo, non sapevo niente. Nel senso, io, quando ho comprato la mia prima Reflex, io non sapevo cos'era un F stop, cioè, assolutamente, non sapevo niente mi sono messo lì, me lo ricordo che ce l'ho ancora da qualche parte qui in camera mia ho il, un, un manuelettino che avevo scaricato dal sito della Nikon dove spiegava a tempi diaframmi che cosa voleva dire chiudere sì. il diaframma aprire il diaframma e poi da di lì sono andato avanti poi tutta la parte di editing che lì mi sono smazzato corsi di ogni genere tipo cioè, all'inizio quando io ho iniziato a studiare Photoshop in, un in maniera più approfondita, iniziavano i primi video tutorial, ma erano molto finalizzati all'utilizzo del software. cioè ti insegnavano a usare Photoshop. Nudo e crudo nel senso, non era uno start to finish come oggi che tu compri il videocorso per esistere da Daniel Cordan o da Pinco Pallino che ti spiega come fare le foto come le fa lui, e lì ti dicevano: so, Questo sono i color settings queste sono le curve, questi sono i livelli. E poi da di lì piano piano cioè apprendi l'utilizzo del software e poi da quella base li costruisci il tuo workflow. No, cioè, secondo me era molto più difficile certo. perché comunque sia avevi. Dovevi fare qualcosa tu, cioè non, non bastava essere, mh, diciamo, seguire i passi di qualcun altro. No? Che diciamo che da un certo punto di vista facilita, ma dall'altro penalizza perché comunque ci vedono poi tanti lavori fotocopia, no? Sì, so. Esatto, sicuramente sì, questo è vero. Eh, allora, eh lo, allora, lo start to finish, attenzione, è uno strumento potentissimo, io li produco e ci credo nel senso perché comunque insegni un modo di lavorare per ottenere un risultato specifico no? però il fotografo maturo cioè comunque sia la persona che approccia la fotografia e ha voglia comunque sia di andare al di là del, di quello che in musica potrebbe essere la cover no? dici voglio fare quel, voglio qualcosa di mio, cosa fa? su quella base di quello che ho imparato da tizio voglio fare qualcosa che è una mia idea, una mia visione no? è chiaro che non tutti hanno la voglia di farlo come del resto anche nella musica quanti sono bravi su un recover ma poi alla fine si fermano a quello quindi no? cioè, non discute è... Sì, è, è, è il limite no eh, o le tribute band fanno sempre copia e incolla di questa cosa per chi è un artista è impensabile questa cosa qua no è impensabile eh, cioè, non mi va, bene, va bene per imparare una tecnica Certo, quindi, è molto... io ho acquistato video tutorial eh. Attenzione, io non è che non ho mai avuto video tutorial di altri fotografi. A me piace guardare gli altri ragazzi come lavorano, perché magari imparo delle tecniche e poi mi viene un'idea. Eh, esatto. Ma eh. il problema è riuscire a fare questo, cioè andare oltre e riuscire a trasformare quella tecnica, poi o applicarla in una situazione magari completamente diversa e avere quindi un risultato differente. Di essere intelligenti per fare qualcosa del genere non è così facile. Vabbè, sicuramente ci vuole dell'impegno, ecco, io Photoshop lo uso eh, sì. tutti i giorni, eh. cioè, non esiste giorno che io non apro Photoshop, cioè, quindi... Esatto, idem, <ride> idem. È una cosa, esatto. una cosa normale che comunque sia, cioè come tutte le persone che praticano tanto, o che sia uno sport, che sia una, una disciplina, che sia suonare uno strumento, alla fine la pratica rende perfetti. Cioè, eh. e la pratica, la ripetizione, la ricerca continua dei dettagli, eh, questo è. E qui invece? Sempre ore centrali o qualcosa del eh, genere? Sì, era tardo pomeriggio qua, andava, com cominciava com a andare giù il sole, sono state le 4, 4-4 e 4, 4, Qui adesso siamo in Francia, questo qui è il Col de la Ponçonnière, un posto molto conosciuto, nel senso è vicino al Gran Galibier. C'è una bella galoppata per arrivare lì, una bella camminatina, però la vista è notevole perché questo vallone glaciale è molto bello con il fiume sotto e queste montagne un po' particolari e molto spesso ci sono anche delle nuvole interessanti. Cioè. Beh, è una ma... zona lì dove molto, cioè, il, il modo migliore per scattare è quasi sempre a metà giornata, perché poi alla sera i colori, per carità, possono venire fuori, eh, li ho già visti, li ho già trovati, però secondo me il valore aggiunto di questi posti qui è proprio scattare nelle aree centrali della giornata, perché riesce a valorizzare proprio anche la tridimensionalità del terreno, le forme della valle. Cioè, la sera magari poi hai, hai le nuvole rosse, ma sotto è tutto in ombra, quindi perdi un po' della magia, no? Enrico, io, ho oh, visto che è tutto improvvisato, ti abbandono un secondo, tu intratteni tutti, io arrivo subito, eh? <ride> è tutto improvvisato. Parla di questa foto, arrivo, eh? Allora, qui eravamo in Scozia, e anche questa foto è una foto che è venuta praticamente per caso, no? È abbastanza, è abbastanza anche ridicolo come è venuta fuori questa foto qui, perché ci siamo fermati per la pausa pipì, <ride> ci stavamo spostando da Glenclaw e andavamo a vedere un castello che c'era da quelle parti e a un certo punto ci siamo fermati perché la natura chiamava e a un certo punto ho io ho visto questo fiumiciatto, cioè ho visto dell'acqua che arrivava da, da, da bordo strada. No? Allora mi sono inoltrato un attimo e ho trovato questo questo bosco di, di pini che era completamente ricoperto, ricoperto di muschio e allora ho cominciato a girarci intorno, insomma, ho fatto diversi scatti in questa zona qua fino a che poi eh, mi sono messo direttamente con i piedi nel torrente e ho trovato questo punto di vista. Era un po' caotico, infatti cioè, comporre in queste situazioni qua è sempre un po' complicato. Tanto è vero che la parte superiore dello scatto era veramente troppo incasinata, perché avevo tantissimi rami che si incrociavano, eccetera, così ho deciso poi di fare un taglio 2-1, che comunque tagliare, croppare, eh, diciamo che non è che sia un peccato, anzi, molto spesso si cambia completamente l'approccio che si... Di un, cioè cambia completamente la, la faccia di uno scatto no? uno magari dici ma non voglio tagliare, non voglio croppare. però alle volte invece ho imparato che conviene, conviene farlo poi è chiaro, avevamo la fortuna di avere anche un po' di luce che filtrava e col polarizzatore sono riuscito a eliminare i riflessi e ho ottenuto questo verde velluto molto bello con la luce che filtrava diciamo che questo tipo di colori questo tipo di situazioni sono difficili da trovare qua da noi proprio perché questi verdi sono tipici della Scozia o di posti dove piove veramente tanto. Dove c'è umido, eh, sì, Dove c'è tanto umido, sì. Di Dicevo che è uno scatto che è venuto fuori per caso, ci siamo fermati a fare pipì e praticamente io ho visto che c'era un torrentello che spuntava dal lato della strada e allora poi mi sono inoltrato dentro e ho trovato questo, questo boschettino molto bello era tutto pino, completamente ricoperto di muschio e allora a, volte, sono... a volte vedi le necessità portano a, a, a cose creative io, io lo dico sempre, fa, scattiamo adesso perché dopo non sappiamo non sappiamo perché dopo magari cambia il tempo, si incappella, inizia a piovere, non si vede più niente. Allora ciao, quello che non fai lì, rimane lì. Ah, sì, sì, io <ride> sì. lo dico sempre: dico, ma adesso non è male, una ce la tiro, poi dopo vediamo. Esatto, e qui invece questo di questo, ah. questo, di questo ah, è c'è è... un tutorial. Se non sbaglio, può essere? Sì, era questo qui un tutorial che ho pubblicato nel 2017, questo ce l'ho. Era il, il primo, diciamo. Era il primo corso che facevo sul dark processing e sul mastering the modus, quindi la gestione dell'atmosfera. Era diciamo un po' era ancora un po' una pietra, una pietra grezza. Nel senso, ci stavo ancora lavorando quando ho fatto questi scatti. Qui è stato probabilmente il viaggio fotografico più bello della mia vita. Cioè, per adesso, diciamo che le emozioni che ho provato in quei giorni lì sono state veramente uniche. Perché era... scusa, mi è sfuggito, ero in Canada, ah, ok? okay. Qua era British Columbia. E c'è questa riserva naturale che si chiama Cinnembo Provincial Park, è un posto è piuttosto distante dalla civiltà, tant'è vero che le occasioni per arrivare qui sono o un giorno a piedi, insomma, ah, sì. O, sì, sono una decina di ore di cammino, oppure si può prendere l'elicottero che ti porta dove c'è il campground, che praticamente c'è una specie di lodge dove è come se fosse una sorta di rifugio molto costoso e infatti con l'autunno lì abbiamo dormito in campeggio. Ah, C'è questo campground, che il campground in realtà sono delle piazzole di pietra dove tu puoi mettere la tenda, è a numero chiuso perché comunque è un ambiente protetto, quindi più di un totale certo. di persone non possono entrare. Si era occupato delle prenotazioni del mio carissimo amico canadese che lui conosceva, sapeva come fare perché io cioè, eh, come muoversi. non avevo idea di, di, di come fare, insomma, no. e lì è stata veramente l'apoteosi perché. Cioè, io ero esaltatissimo dall'avventura, cioè il mio primo viaggio oltre mare, da solo, eh, a fare foto per 15 giorni, in tenda, in mezzo al nulla. Luna Park. Luna Park, <ride> esatto, senza telefono, perché lì non prende niente. Se cioè, sei isolato dal mondo, non, non va il telefono. Addirittura per andare lì devi firmare una liberatoria, perché, ah, sì. perché i soccorsi arrivano, possono arrivare anche non subito, cioè quindi se hai malattie, comunque sia le tecnologie devi firmare che sono affari tuoi se stai male quindi sono ah, un po'... sì, no. poi arrivati cioè, è stata proprio un'avventura perché siamo arrivati siamo scesi dall'elicottero e c'erano lì i ranger che mm. la prima cosa che ci hanno detto hanno detto avete lo spray per anti orso ma perché ci sono i cioè, <ride> grilli cominciamo bene no, io ho guardato il mio amico e mi fa ah non ti preoccupare faccio tutto io <ride> no, <sto> tranquillo <ride> io ero l'unico italiano, lì erano tutti canadesi quelli che erano lì, però e loro l'hanno vissuta come una cosa, cioè, la presenza del grizzly per loro, come per dire a noi c'è il gatto, no? uguale, cioè, no, non gliene frega niente. No? E infatti, una sera, quando andavamo, eravamo, non eravamo in questo punto, eravamo un po' più sotto, qui praticamente sei a due ore del campground, più o meno, un'ora e mezza, circa, adesso non mi ricordo bene. Eravamo un po' più sotto, stavamo scattando il tramonto. E quella sera poi tornando giù, c'era neve fresca, c'erano le, le zampate di orso dappertutto, no. e eh, io no. sono rimasto un attimo e ho detto: Ma siamo no. tranquilli no. perché <ride> andavano proprio nella direzione del campground? No? E allora ma no, non ti preoccupare, fa, tu parla ad alta voce, canta, fa, poi fa, non si è mai sentito parlare di un grizzly che ha mangiato un italiano. E allora... cioè, ma, sai te che non ci sia mai la prima volta. Ma è stata, stata un'esperienza incredibile, sia dal punto di vista ludico, nel senso che ho incontrato delle persone comunque squisite, mi eh, sì. sono divertito tantissimo, e poi dal punto di vista fotografico, comunque sia ho fatto delle belle foto, questa foto ha, ha vinto il secondo premio al SIPA, del paesaggio, insomma, poi io anche lì il discorso delle competizioni. Poi ho smesso perché mi sono stufato. Io sono sempre che non so mai, non so mai che fare. Adesso, ma io ogni tanto un 50 euro ce lo butto tipo la lotteria. Ma intanto bravo. Pensavo anch'io a una cosa del genere. Ma sì, ma perché voglio essere sincero? È una questione di culo. Due ore. Però due o tre foto buone le ho, però, infatti nuove anche, cioè della serie Islanda. No, io, un... però non È sempre così, cioè la serie, sì, come giocare a gratta e vinci, ma sì, dai, ce l'ho. Eh, L'Islanda è già partita avvantaggiata, diciamo che è un bonus perché è l'Islanda. No? Cioè, ormai nelle, nelle competizioni fotografiche c'è o Islanda o Patagonia o lo Foten, cioè alla fine vincono sempre i soliti posti, per carità. Adesso non so che dirti, però vabbè, insomma... È, è un discorso che, ho, che ho, ho maturato nel tempo e che ho valutato, che secondo me è così, ma non perché è perché è un business. Cioè, allora, se il 90% dei fotografi vanno a fotografare quei posti lì, no? E io nella competizione premio una roba che non fa nessuno. Alla fine non mi si iscrive nessuno, no? invece la gente va tutti a fare quelle foto lì, tutti mandano le foto, tutti pagano, questi guadagnano, e insomma, è insomma matematica, esatto. cioè, nel senso non è che. È un business, eh. È un Dic business. Diciamo che competizioni dove premiano l'eccellenza ce ne sono veramente poche. Una potrebbe essere tipo il BBC, sì. ecco, sì, sì. il My sì. Fotography of the Year, che vabbè lì è proprio un'istituzione dove comunque. Non è una questione di soldi, cioè non è organizzato da privati, quindi insomma è una roba un po' più. Sì, cioè c'è cioè, un riconoscimento più sì, strutturato. Esatto. E qui? Qua sono il mio caro Piemonte. Qui ero a Colle ah. Bercia mm. una mattina che faceva freddissimo, era una mattina wow. d'autunno, e quella mattina ha cioè, Brinato, infatti era, eravamo sotto zero e c'erano questi nuvoloni che giravano che hanno ghiacciato. Tutti i larici ed è stato, è stato molto bello. Che bomba, è eh, però eh, forse, sì, bomba. Qui, Ecco, questo è una classica situazione di fortuna: c'è cioè, la mattina siamo andati su abbiamo trovato questo spettacolo. qua a, a volte questa voglio è... dire, fuori casa no, cioè si fanno migliaia di chilometri e a volte quasi fuori 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 ultimi, negli ultimi anni scatto praticamente oh, nel raggio di 3-4 ore di macchina da casa. Eh. Che comunque non è poco, però sì, sì, cioè non, è, non sono in migliaia di chilometri. Non sono in... dall'altra parte del mondo, ho avuto la fortuna di viaggiare. Ma nel senso, alla fine ho scoperto che amo le mie Alpi più di quello che penso. No? e quindi eh. alla fine, eh. Eh. Cioè, oddio, se mi dicessero domani partiamo, andiamo in Nuova Zelanda, probabilmente partirei. Eh. 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 Andiamo insieme. <ride> Eh sì, eh, Nuova Zelanda è quello è veramente una roba che... Però, nel senso, se mi dici, boh, alla fine tra questo e magari farmi un viaggio, tra virgolette, più, più... non banale, comunque sia, diciamo, più scontato, ci cioè dico ma no, io me ne sto sulle Alpi, che sto bene lì. Cioè, nel senso... Ma certo. Eh, beh, anche a casa tua, a casa propria, uno si muove meglio, no? Sì. E qui? Qua siamo in Svizzera, queste qui sono, non mi ricordo più, eravamo in Emmental, da vicino nei pressi dell'Emmental, che ci sono questi alberoni giganti che vengono utilizzati per, diciamo, per segnare il, i confini, credo, cioè, anche perché sono molto antichi, probabilmente li usavano per, per limitare i pascoli, adesso non ho idea, ma hanno dato questa idea qua perché li piantavano tutti in cima alle colline, comunque sia… In prossimità di un'altura, e sono estremamente fotogenici. C'è cioè, un, un bel po' di editing qua, anche se non sembra. però questa qui è una foto che è profondamente ispirata a Signore degli Anelli, perché qui ho visto la contea e Bilbo Ah, ah ok, ok, ok. <ride> Ci siamo capiti. Beh, qui è Sua Maestà, difficile non riconoscere: è il Cervino. Cervino visto da questo è il lato, il lato svizzero che eravamo a Zermatt sotto il riffle ship questo qui è il canale di scarico del lago quello che fotografano tutti con la specchiata per intenderci oh. okay. e quel giorno lì abbiamo, in, siamo stati in tenda abbiamo preso acqua è stata veramente una giornata tosta però alla fine insomma siamo stati premiati perché poi alla fine ha buttato fuori questa condizione e, fantastica ed è una delle più belle che avevo beccato in Svizzera, che notoriamente in Svizzera è abbastanza sfiga io con le foto, non so perché, oh, sì. <ride> non so perché sono delle condizioni un po' Ascolta, in che ora del giorno questa? No, qua era sera, qui era verso il tramonto, poco prima del tramonto, ok, ok, e eh, vabbè io evito di dire quel che penso perché eccoci, vai, <ride> Francia immagino, no, vabbè, sì, qui è in alta Savoia, autunno, anche qui giornata uggiosa, con nuvole che andavano e venivano e verso metà pomeriggio, poi c'è stato questo nuvolone che è arrivato che si è strappato un po' e ha fatto questo, questo bel effetto. Io ero lì. Sì. ero lì ero lì seduto, aspettavo solo quel momento lì. C'è stato proprio il classico. Cioè, L'ho proprio goduto questo scatto, perché a parte che io adoro questo posto perché ho ricordi bellissimi, mm. c'è cioè, proprio. Le, le, tra le foto che mi hanno emozionato di più sono quelle che ho fatto in questo posto. qua E quel giorno ero lì che mi godevo proprio il pomeriggio in questa vallata e ero lì col cavalletto piazzato. E a un certo punto è arrivata la luce giusta. Ho fatto la foto, è stato proprio... eh. sì, ero lì pronto. E eh, è eh, anche perché cioè, è un posto vedi, che, che conoscevi bene quindi non via... avevo bene. Non avevo fretta, non avevo, avevo nient'altro da vedere. c'ero cioè, lì che volevo fare quella foto lì e basta. Esatto. Eh. E infatti, come dice John Schoen, non so che sei il fotografo americano, quello che ha scritto Le basi del paesaggio, no? che ha scritto un libro molto famoso che hanno comprato tutti negli anni 90. E lui dice che non si fotografa mai un landscape la prima volta che si va. Cioè, non, non viene mai la bella foto. Non la, mai la prima volta comunque. È, è vera, però è vera questa cosa, eh, è vera. Beh, cioè, probabilmente viste dagli occhi di una persona con la sua esperienza, eh, ti posso dire adesso che aveva ragione. Eh sì, perché alla fine... Perché è... di più capite tutti, è che arrivi e becchi la situazione è top e la volta dopo non la becchi più. Però... ma a, Almeno, almeno no, cioè, quando si arriva, anche banalmente, quando vai a, a, in un posto, cioè devi arrivarci qualche ora prima. No? Ah, sì, sì, ma io sono, io sono un sì, sì. proprio… Allora. E, e non è a caso, cioè, perché devi sentirlo sto posto, devi… Ma, ma, devi, devi la composizione è fondamentale, cioè, sì, tu devi esatto. arrivare lì, ti riposi un attimo, molli giù lo zaino, lasci no. un attimo l'equipaggiamento, prendi il telefono, cominci a girare, ti fai due o tre inquadrature col telefono, senza la macchina, giusto da… Ho sentito un eco strano, dicevo, i cosiddetti snapshot che tu te li guardi e cominci a dire OK. Poi mi piace allora poi prendi, ti sposti con l'attrezzatura, ci guardi dentro con la macchina, col grandangolo, ti studi la composizione e poi vai. vai. Eh certo. Assolutamente. E questo è questo altro... il in alto di Giuseppe. Questo... cosa pensi dell'intelligenza artificiale. Eh, io, io non ho non l'ho attivato, poi perché poi lo, lo attivavo. È un argomento che volevo trattare appena abbiamo finito a vedere le nostre foto. Allora, Giuseppe devi aspettare ancora un po' per la risposta. Questo è un argomento che mi ero segnato e che è assolutamente non l'ho mai trattato in nessuna mia diretta, in nessun niente, perché perché ci sto ancora pensando anche se ho delle idee abbastanza chiare <ride> però prima di trasferire le mie idee alle persone voglio essere sicuro no? e mi ero segnato guarda se vuoi anche te la faccio vedere mi ero segnato dov'è ai me la sono segnata qua <ride> <da No. miei. ride> quindi Giuseppe un attimo di pazienza finiamo questa cosa qui siamo alla poi oh, sempre Francia qui eravamo in Auvergne è una regione centro Francia e Io la adoro perché cioè, ricorda molto l'Irlanda. È, è, è un territorio molto selvaggio: non c'è molta industrializzazione. Poche città, tanti, tanti paesini, tante cascatine, tanto verde. E ah. poi ci sono questi, questi castelli spaziali medievali. E, bello. Sì, questa è fatta col drone. Qui... Ci stavo chiedendo: tu, tu scatti col drone ogni tanto? comprato da poco e eh. l'ho comprato sarà un anno e mezzo fa più o meno che cos'hai di bello? ho il Mavic 3 mini quello piccolo, piccolo. Ah, proprio easy easy tranquillo tranquillo sì no non volevo un catafalco da portarmi dietro perché ho già 5000 cose cioè di portarmi dietro un'altra cosa enorme non ne avevo già così con lo spazio nello zaino sono tiratissimo e con quello vado bene perché comunque qualitativamente comunque è, è buono, nel senso che comunque riesco a fare degli scatti interessanti. Non lo ritengo un mezzo primario, nel senso che per me il mezzo primario rimane la macchina fotografica, però, ci sono occasioni, come per esempio questa, che senza il drone non avrei fatto nessuno scatto, perché non esiste nessun punto di vista che ti permette di fare questa foto. Ovviamente sono pienamente d'accordo. Cioè, il vantaggio enorme del drone è che ti dà di dei punti di vista che non riesci ad avere in nessun altro modo e a volte non hai alternativa A volte fanno la differenza. Cioè, io ti dico questo qui, è uno scatto che personalmente a me piace molto, anche se magari non è tra i più famosi dei, tra i miei scatti, però quella okay. mattina, cioè, io quando l'ho visto nel, nel telecomando del drone, cioè, contento, cioè, okay. mi dava quel senso di, di fantasy, proprio di paesaggio da film. No? perché cioè, comunque, vedi tutta questa campagna con tutti questi, questi alberi che erano, erano in, controluce, luce, eh? in controluce, Così, come cioè. tutti i gialli perché era autunno, no? quindi c'era un'atmosfera meravigliosa. la nebbiolina là in fondo, il castello, c'è cioè, cosa vuoi di più? Era e poi proprio... c'erano perché... anche situazioni in cui veramente se cioè, non hai un drone, non riesci a fare la foto perché oh, quindi... so, c'hai pieno di alberi. Che ne so, c'è cioè, il fiume è che dall'altra parte della Duna, noi avevamo e... scattato. Eh, ho scattato, avevo scattato questa immagine qua dal parcheggio oh. e avevo scattato anche un'altra immagine cioè, l'anno prima perché questa qui è il secondo anno che tornavo lì uh -huh. ero, ero diventato matto, avevamo cercato in mezzo alle colline avevamo trovato un punto dove si vedeva uno scatto cioè diciamo una posizione completamente diversa del castello e non mi aveva soddisfatto al 100%, infatti quello scatto è rimasto nel mio disco e non è mai stato pubblicato. L'anno dopo poi sono tornato con il drone e ho visto la differenza, ho detto, adesso ah, questa è la foto che avevi in testa, io volevo una roba così. Sì, direi che comunque è diventato uno strumento abbastanza, no non voglio dire indispensabile però è diventato un complemento importante il drone per il sì. corrente, di un fotografo fai degli scatti che veramente non potresti fare in nessun altro modo ovviamente per carità però insomma ecco cioè non abbiamo l'elicottero sotto mano e quindi però adesso no le... ci siamo quasi certo. modo, poi, ti, eh. poi ti chiamo e andiamo in giro con l'elicottero tra un po' lo compro <ride> oh la nebbia uh, la nebbia è uno degli elementi che preferisco a me piace tantissimo poi sono piemontese io la nebbia ce l'ho un po' nel cuore eh. Vabbè, okay, ma... Io da Veneto ce l'ho proprio fuori casa <ride> e stasera c'è una bella nebbia qua fuori. Che adesso? Dai, sì, è perché ha piovuto. Ah, Questo ok, ok. Ah, un okay. po' di neve, ah, dicevo, qua era... era vicino alle cascate del Dardaio. Questo qui è la strada che va alle cascate del Dardaio. Ah, ma dai, si, sì, sì. ah aveva di rotto che ci, so. devo, ci devo assolutamente andare anzi non so se è collegata non penso sia collegata perché mi avrebbe già eh, contattati sono natalia e natalia mi ha offerto di accompagnarmi lì perché lei è di bologna da quelle parti ah, lì allora, sì. e mi ha si è offerta di accompagnarmi e la buona compagnia non si disdice mai cioè va sempre, sempre. <ride> va sempre eh, accettata eh, vabbè, qui, mi, qui ci vizi. Eh, un altro un ponticello meraviglioso che ho scoperto qui, io ero dalle parti di Bergamo, ero nelle Alpi Orobie. Non, non mi ricordo il posto, non, sinceramente non mi ricordo come si chiama. Non e... voglio darci le coordinate, di la verità. No, non me ne frega niente, nel senso ho superato... Eh, finalmente una. uno, <ride> c'è cioè, finalmente uno. Allora, io di base non condivido... Ma non perché, perché comunque si Ho notato che negli ultimi anni ci sono persone che abusano di questa cosa qua, poi vanno, ci portano gruppi, ci lucrano e soprattutto, ah, okay. e soprattutto sì. devastano tutto. Cioè, rompono le piante, mi tolgono le felci, io loro poi li mi incazzo, cioè li lì divento cattivo, allora io non certo. condivido per quello e quindi preferisco. Però, però con gli amici stretti magari una buona bottiglia di vino ne parli se ne okay, ok, ci organizziamo, ci organizziamo. <ride> bellissimo però questo ponte è meraviglioso, è meraviglioso. Sì, molto bello qui ero sceso giù e ho scattato praticamente da, da sopra una pietra prima sono sceso sotto nell'acqua perché avevo i stivaloni però non mi piaceva tanto il punto di vista allora sono salito un po più su e ho trovato questo punto che mi piaceva molto attenzione questo è a 5 km a casa mia. Ecco, po', perfetto, vedi. Porca miseria, aspetta, aspetta, qua dobbiamo. Si chiama Niccolò Lubrini, ok. Niccolò ci teniamo. Esatto, adesso, adesso ti Nico ti stalker finché no, non ci dici. No, beh, non, ci mancherebbe. Però eh, sì, no, beh, mi piacerebbe. Cioè, che mi è, ricordo che era vicino a Bergamo, ma non mi ricordo il paese come si chiamava, Vabbè, comunque. Adesso c'è quello che te lo può dire. Ci, 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 ci lavoriamo su, ci lavoriamo su, e qua? Dolomiti del Brenta, questo qui è, questo è il crozzon del Brenta, mm. e questa qui è la strada che praticamente va al rifugio Brentei e si attraversa questa, questa grotta. E c'è questa veduta. E c'è questa veduta qua, sì. Sì, eh, io ho cominciato adesso a esplorare un po' le, le, le Dolomiti del Brenta, a, il parco naturale ad Amello Brenta, perché poi ci, ci correggono se sbagli il nome, Pini no, Elarici, no, questo, cioè mamma mia, oh, cioè uno... Io ho, appena ho appena pubblicato un vlog da pochi giorni che sono stato appunto nel lago di Nambino e delle Malghette. E ho detto: Ho scritto come titolo Due perle delle Dolomiti. Porca miseria, non so, no! Perché la Presanella, cioè, eh, Raga, io vado a scattare, non è che posso sapere. Per me sono Dolomiti, cioè, boh, vabbè, insomma. Eh, no, è una eh, zona eh, molto bella, ti eh, dico. Io ci eh, eh, sono andato quest'estate, ci sono tornato quest'autunno. È ho ho andata meglio quest'autunno di quest'estate. Quest'estate sono stato un po' sfigato con le condizioni. È una zona che mi piace molto perché è un po' selvaggia: è, un, eh, è una zona diciamo un po' fuori dal circuito turistico, comunque, sia fuori dal giro dei fotografi. Che vanno lì a fare sempre le solite foto, ma è una zona un po' più vergine, quindi mi piace di più, nel senso, certo eh, è un po sicuramente c'è di più da camminare. Ecco, quindi, trovarle, queste, trovarle queste, queste questi posti così un po' Enrico. Vieni, aspetta, aspetta, aspetta. Vieni in Ticino. <ride> bene, bravo, mi piace il Merlot, che non manchi mai. Vieni. <ride> Allora andiamo un po, un po' avanti, non so quante foto ci sono, ah siamo arrivati alla fine. Porca miseria, Vabbè. Siamo, siamo arrivati alla fine, è, è volato no, il tempo con queste immagini bellissime. No. E, aspetta, che esco così posso far vedere dell'altro. Okay. Allora, eh, parliamo, ritorniamo a quello che ci ha chiesto prima Giuseppe, eh, parliamo un po' di intelligenza artificiale. Qui adesso le cose si sono messe serie perché. Non si torna più indietro, è un, po come, è un po' come la fotografia digitale, cioè ci sarà sempre chi farà anche l'analogica, però è diventato un po' patrimonio di tutti, che poi, a seconda anche lì, la fotografia digitale ha dato sicuramente grande possibilità a chiunque di fare foto, prima era più un lavoro artigianale, non era sicuramente per tutti. non fosse per la fotografia digitale non saremmo qui a parlare. Ma, meglio, così, esatto, è stato, è assolutamente. No? Adesso c'è questo salto, questo passaggio con la fotografia, o meglio, con la, la, la gente artificiale. Quindi allora, tu hai anche creato un, un. Hai un tuo progetto, tra le altre cose, che si chiama mm. The Will Lodge, se non sbaglio, esatto. dove tu hai creato e crei immagini di, di, di fantasia. E ti sei un po' sbattuto con Mid Journey perché ti ho seguito un po' su questa cosa e sei diventato anche molto bravo. Secondo me, adesso non so se Mid Journey già comincia a essere superato o quant'altro, ma poi sono le versioni nuove. Chiaramente, con le immagini lì sono state fatte con la versione 4, adesso è uscita la versione 5, 5.1, 5.2. quindi Insomma, è un software in evoluzione continua. Quindi, sicuramente, man mano che andiamo avanti si svilupperà. Allora, premesso che io. Essendo un informatico per natura, quindi per me l'innovazione tecnologica, io non la vedo mai come un rischio, ma la vedo sempre come un'opportunità, certo, essendo comunque una persona, cioè, comunque a me piacciono molto cioè a me piace il fantasy, mi piacciono le cose comunque che si distaccano dalla realtà. No? Io vedo, wow. vedo nell'intelligenza artificiale una cosa che a me è sempre affascinato tantissimo, che è la cosiddetta set extension, no? è quello che fanno i registi in post produzione. Vado, faccio una foto a un posto vero e creo un fondale immaginario come potrebbe essere una location del Signore degli Anelli. Non so se avete mai visto il making of di un film dove fanno vedere magari la location vera. Poi parte della location coperta con questi pannelli verdi, dove poi viene applicata la CGA e dove vedete magari che ne so, astronavi, mostri piuttosto che costruzioni <ride> E quindi ti dico questa cosa qua subito, quando, quando ho visto Mid Journey, sono andato fuori perché ho detto: Ma che figata, adesso mi metto lì, provo, smanetto. E così è stato. Inizialmente sono partito subito con l'idea del blending tra fotoreale e intelligenza artificiale. Mm. E ho fatto degli esperimenti, alcuni lavori li ho anche pubblicati, non sono esperimenti di landscape puro, ma sono più, diciamo, mettiamola così, sono più foto come se fossero foto in costume però realizzate con l'intelligenza artificiale quindi un misto di foto vere adesso ve le faccio vedere perché se no non capisco, non capisco. sì, vai, vai vai vai, bravo aspetta un attimo che le vado a prendere infatti non e... mi sono preparato questa cosa, oh sì, aspetta dal tuo sito c'è, no? no, no, quelle non ci sono non Mi no. sembra da, da Instagram forse non... sì, su Instagram forse le avevo messe ah, c'è un link se non sbaglio Diciamo che... Allora, è un, è un discorso... Cioè, l'IA è una cosa molto controversa, no? C'è tanta gente che storce il naso, che non gli piace, eccetera, eccetera. Poi ci sono quelli che urlano alla stregoneria. Cioè, francamente questi sensazionalismi mi sembrano... Non mi sembrano... Normali, ecco. Cioè, perché comunque io ho visto queste scene qua ai tempi dei filtri, no? C'è stato un momento che se c'era chi usava il filtro e chi usava la, la multisposizione, se usavi la multiesposizione eri eretico, Fuori. No? esatto, e adesso invece boh, cioè adesso non gliene frega più niente a nessuno e secondo me sarà così anche con quello. quindi solo una questione di, di tempo, di pazienza, e, le, cose, le cose cambieranno, ecco, certo, allora, anche perché vedo che gli americani si stanno... Stanno, boh, stanno approfondendo tanto questa cosa, quindi stanno anticipando qualcosa che sta arrivando inesorabilmente, cioè non, non ci sono santi. Eh, la tecnologia gli dico... ormai è qua, eh, non, non, non la toglie certo. più nessuno. Eh. Sì, però magari per noi certe cose non, che ne so, siamo un po' resti. Eh, però bisogna guardare un po' cosa succede dall'altra parte dell'oceano. E quelli anticipano allora, sempre tutto. L'idea che il landscape photographer, cioè, allora. Partiamo dal presupposto che generare landscape inventati, cioè nel senso generati dall'intelligenza artificiale per il puro gusto di dire faccio una foto simile Islanda ma esagerata all'ennesima potenza, io lo trovo poco interessante. Ecco, cioè perché mi sembra semplicemente uno scimmiottare la realtà. L'intelligenza artificiale, c'è cioè intesa come, non come strumento per dire di riduzione del rumore, o diciamo, i tools che si utilizzano in Photoshop, che quelli li stiamo già usando, anche da anni, perché magari la gente non lo sa, ma comunque i principi di intelligenza artificiale già da tempo che vengono utilizzati nel software. Però. Il, diciamo l'intelligenza artificiale come concetto di arte generativa cioè quindi di cose che vengono generate tramite prompt è una cosa che secondo me se finalizzata a un progetto creativo ben determinato ti apre delle possibilità cioè io Enrico Fossati se domani che ne so, volessi fare uno shooting con della gente in costume ottocentesco no? io quanto devo spendere per fare una roba del genere? ma c'è <ride> <Ciao. ride> impossibile Infatti non lo potrei mai fare, no? però così adesso lo posso fare. Cioè io posso andare per dire nel centro storico della mia città, fare delle foto, magari con la nebbia nel giorno giusto, eccetera, e poi ci posso blendare delle cose di post produzione. È chiaro che non sono cose semplici, c'è da, da lavorarci un pochino per avere dei risultati, perché poi la questione tecnica poi ci vuole l'idea, ci vuole un minimo di gusto, ci vuole un concetto. Eh, e quindi, no. quindi l'intelligenza artificiale è, diventa comunque uno strumento fondamentale per fare determinate cose. E per quello che riguarda invece il mio progetto di Midnight Lodge è proprio una cosa che ho creato diciamo parallela, cioè non è esattamente quel, quel discorso lì che ti sto facendo adesso, ma è una cosa diciamo più easy going, no? nel senso è più che altro una voglia di creare immagini che dal punto di vista visivo mi appagano e posso creare cose che non esistono cioè quindi, e che però posso diciamo serializzare nel senso le posso rendere eh, una sorta di, di storia visiva cioè io ho voluto comunque creare una serie di immagini tutte simili tra di loro perché comunque sia avevo in testa questo questo progetto che è una è una cosa cioè mi è venuta l'idea vedendo delle immagini su internet fatte con l'intelligenza artificiale delle immagini un po bucoliche delle cose delle scene tipo natalizie no io però ho detto sì. però potrei di fare la versione dark di Park. Park. Ma, ma, e, 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 e mi è subito venuto in mente un'ambientazione che è... ce l'hai ce sotto mano cosa The Midnight Lodge sì. Sì? Sì, sì condividi condividi allora aspetta che allora. Perché è bello far vedere, cioè, altrimenti eh, non sappiamo di. Cioè io so di cosa stiamo parlando, ma gli altri no, magari. Interessante, no? Ecco. Questa è di Midnight Lodge. Allora andiamo a aprire il, la condivisione. Lino. Share screen. Eccoci. Allora, aspetta, eccolo là, perfetto. Vado. Allora, questa qui è, è questa serie che ho fatto ispirata appunto a queste tematiche un po', po cupe, un po' dark, no? E questa ambientazione che avevo in mente era un'ambientazione, cioè un po'... non so se, vabbè, è una cosa proprio per chi ha giocato a DD, che si chiamava Ravenloft, no? Ed era questa ambientazione molto gotica, che poi è stata ripresa da giochi tipo The Dark Souls, per chi gioca con la PlayStation, eccetera. Dove comunque c'è questo, questo, queste ambientazioni invernali, gotiche, dove comunque sia, ci sono sempre storie molto, molto più vicine al mondo horror che non al mondo fantasy, e a me piaceva tanto questa cosa qua. Infatti ho creato questa serie di immagini con Midjourney Photoshop, perché non è solo Midjourney, qui ho... Certo, è ovvio. Ho messo tutto un un certo. il mio, ho cercato di, di renderle più omogenee, ho creato questa, questa specie di, di visual story, no? che boh, Alcuni hanno apprezzato, altri meno, poi ci sono quelli che no, dicono… Sono no, sono immagini bellissime, cioè se è uno film, poi che c'entra? Cioè, è, questo è, è, questo è comunque è è della questo fantasia questo. Di, di una persona, di un artista, no? Ma sai, la gente dice se lo fai con l'intelligenza artificiale non è creatività, no? Perché è una macchina che lo fa al posto tuo. Beh, da un, cioè, dal punto di vista pratico, sì, no? Però è un po' come dire… come dire a un commercialista di dire i conti li fai tutti a mente e non usi la calcolatrice. C'è cioè la stessa cosa, no? Quindi boh, alla fine ti dico, io... Sì, Alla fine contano i conti, cioè nel senso che alla fine conta l'immagine finale. Cioè... <ride> è uno strumento che poi possa essere apprezzato oppure no. Cioè, io ho provato a usare il journey per creare delle immagini comunque contestualizzate in un certo modo e non è banale, nel senso cioè, comunque sia se vuoi avere delle immagini di un certo tipo, un pochino da smanettare, cioè nel senso non è proprio... Sicuramente cioè, non è come disegnarle se, se la gente vuole arrivare a, a dire quello, nel senso, sicuramente un disegnatore ci avrebbe messo magari dei mesi per fare questi lavori qua. Io ci ho promesso boh, una settimana per dire, E va bene, no? Eh, vabbè. no, no beh, mh, ma infatti ti dico, io non, è, non ho la velleità di guadagnarci dei soldi, nel senso, questa cosa qui l'ho fatta, fatta solo esclusivamente a scopo ludico perché mi piaceva, volevo condividerla con la community perché so che ci sono tante persone che mi seguono sono appassionate di giochi di ruolo di questo di questo tipo di tematiche e, e quindi niente l'ho fatto e continuerò continuerò a creare delle immagini adesso stavo proprio rimuginando su, sul continuare questo progetto con la nuova versione del software appena avrò un po di tempo da dedicarci insomma io mi sono mi sono divertito molto a fare questa cosa Infatti, volevo, chiederti, volevo chiederti se hai intenzione appunto di continuare con questa cosa perché secondo me sì, è molto interessante a me... A me molto piace bello. molto l'idea, nel senso, questa qui è la prima serie che è Gothic Winter Night, e boh, adesso faremo un secondo capitolo e vediamo a chi piacerà. E cioè, l'idea è che è un'opportunità e, sì, uno e questa è la bella, no? Un strumento creativo, cioè un po', un po' come alla fine tutti sono contenti quando Photoshop mette lo strumento nuovo che migliora il colore più facilmente o riduce il rumore in maniera più efficace, no? Questo, è un po' più avanti nel senso chiaro che va preso nel modo corretto per esempio queste due immagini qua aspetta, ti, vedete, aspetta che te, ti ricondivido lo schermo allora queste due immagini qua sono già un passo avanti rispetto a quello che ti dicevo prima nel senso che sono fatte con una versione più nuova del software uh -huh. rispetto a quelle di Midnight Lodge uh -huh. e sono un misto di foto uh -huh. qui ci sono elementi uh -huh. che sono foto mie uh -huh. e elementi creati con la CGA, cioè con, con, con la IA. Ad esempio, questo cavaliere è fatto con la IA, parte questo fondale, questo, questa specie di tempio è fatto con la IA, queste sono colonne che ho fotografato io in Scozia, queste sono pietre che ho fotografato in un fiume, queste sono radici che ho fotografato io in un fiume e che ho blendato, qui ci sono delle rovine create con la IA, No, c'è da sbattersi a fare ste robe, oh raga, non c'è cioè, nel Beh, senso eh, <ride> di cosa sto parlando. È un lavoro così comunque ci vuole qualche ora, eh, nel senso non è una eh, cosa perché... che ci vuole un secondo, anche perché poi ci sono tutta una serie di, 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 di cose che sono legate al mondo del compositing, cioè, io comunque anche qui mi eh. sono, sono smazzato un po' di, di, di manuali, di libri che mi sono letto, eccetera, per, fa per, fa per fare queste cose qua. È molto divertente, è molto stimolante, ci vuole tempo, ci vuole la voglia, l'idea giusta, devi partire convinto su quello che, quello che vuoi realizzare e si riescono ad ottenere risultati davvero interessanti, però diciamo che è una cosa parallela alla fotografia. Cioè, non, io ritengo che questo sia una cosa, è un progetto, il cosiddetto side project, no? come tante band, tu che lavori nella musica, comunque arrivi dal mondo della musica, è il cosiddetto side project, questo qua no? che è una cosa che fai e per una che può apprezzare una parte dei tuoi fans. Non mi aspetto che lo apprezzano tutti, però poi boh, per me. È... Quello è tutto... che è importante è il fatto che una persona si esprima, cioè poi può piacere oppure no, ma chi ce ne frega. Cioè, nel senso, non, è, non, è, non è, possiamo, è... Non possiamo è... avere la pretesa di, di piacere a tutti, non, non, non è questo, no? Ma io poi non, insomma, non tolgo il pane di bocca a nessuno, nel senso, io esatto. mi creo le mie immagini se piacciono bene, se non piacciono, pazienza. Chi se ne frega. pazienza. Parliamo, quindi, parliamo quindi di questa cosa, eh, perché siamo un po' verso la fine. Allora, ci dai un codice per i tuoi corsi. Se io sono molto interessato. Eh, cioè nel senso che io lo ammetto, non posso non ammettere questa cosa. Che poi attenzione, io credo che tutti i miei tutorial ci sono un delle cose che arrivano da, che da te, però in realtà non ho mai eh, spiegato determinate cose. il Colorize queste cose qua non le ho mai, non le ho mai affrontate, anche perché sono cose che riguardano una parte stilistica di una persona. Quindi, insomma, c'è cioè, e poi c'è il fatto che ok, io la mia community la sto facendo crescere grazie ai tutorial, grazie, grazie alle dirette, ai vlog, a tutto, agli ospiti, però non è che può essere messo tutto gratuito in rete, cioè questa è una cosa che giusta, cioè tutte le persone devono capire alla fin fine, cioè ci costa veramente tanta fatica fare tutto questo lavoro, è una cosa che insomma eh, ci, ci coinvolge energia, ci toglie dalla famiglia, ci toglie dal lavoro, vero, eccetera, quindi va riconosciuto un lavoro, cioè va riconosciuto perché c'è a tutti gli effetti, quindi Ecco, sperare che i tutorial in internet, eh, io ho già acquistato due corsi di cui una, quella Forest invece a me manca quella Forest. Eh, cioè pensare che posso imparare sempre solo guardando i tutorial gratuiti su YouTube o in internet, secondo me, è un errore. Perché, ah, il, allora. perché il bisogno di confr cioè bisogna confrontarsi con la persona che ne sa di più. E bisogna capire se la strada è corretta oppure no, cioè, io non posso imparare solo no, a guardando i video su YouTube perché porca miseria, nessuno mi dice se sto mettendo le dita bene oppure no. Ma no poi al, 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 al di là di quello, nel senso, quando tu cioè, guardi un video su YouTube di un creator che è su YouTube comunque lo paghi perché tu guardi un contenuto per il quale lui viene pagato poi da YouTube, più tanto o poco. Magari. Ma <ride> magari dipende magari dipende dal numero di follower, nel senso, però comunque ah, uno sì, che su YouTube lo, uno lo fa per comunque creare un business. Quando tu comunque a cui cioè supportare un artista che sia un musicista, che sia un fotografo, che sia un disegnatore, cioè comunque è giusto, cioè se ti piace quello che fa è giusto che tu comunque gli compri il prodotto per supportarlo perché cioè, se alla fine facciamo, facciamo tutti le, diciamo quelli che scaricano da internet il tutorial copiato o il video copiato o la musica cioè poi alla fine finisce la, finisce la festa eh? poi uno dice vabbè allora non mi conviene più non ne faccio più fine, è Enrico, Enrico sai questa piattaforma dove io eh, invito gli ospiti e eh, riusciamo a far vedere queste cose bellissime quanto mi costa all'anno senza guadagnarci un tubo mi costa 490 euro all'anno ragazzi cioè, perché è una piattaforma professionale perché non, ti, non posso invitare eh, non posso invitare Enrico Fossati o chiunque altro eh, a far vedere delle foto straordinarie in una piattaforma in una situazione che non sta in piedi cioè capito è fondamentale bisogna crederci bisogna investire ma anche le persone devono capire che e questo, questa cosa si fa solo e unicamente se qualcuno ci dà anche una mano altrimenti non ne veniamo fuori e questo è così io non sto chiedendo nulla di che però ragazzi rendiamoci conto che una serata bella come questa di stasera che va a sostituire il grande fratello ok, okay. Eh, la grande direi. Eh, per quelle che sono attualmente 33 persone che sono online, per tutte quelle che vedremo questa puntata nei prossimi giorni, questo è un contenuti, secondo me, importantissimi. Cioè io mi sono divertito un sacco. Eh, Ero in difficoltà oggi perché pensavo: Porca miseria stasera Enrico Fossati, <ride> me la fa cioè. Eh, vabbè, ok, capita questa cosa. No? Dopo ho detto Ma raga, cioè io non è che qualcuno mi sta pagando. Certo, devo fare bella figura con Enrico prima di tutto, e poi con tutte le persone che insomma ci credono in questo progetto che io sto portando avanti da un paio d'anni. Ma ragazzi, cioè, siamo persone normali, non è che possiamo pensare di, di, di voler stravolgere le cose. Sono, io non sono più Pobaudo e, e non so, Enrico non è Ansel Adams, perché, cioè, nel senso per le giuste proporzioni, spero, eh. <ride> <ride> anche se per me insomma, siamo, siamo a livelli molto, molto alti. Ma al di là di questo, quindi eh, ecco, c'è cioè, tutto quello che rimane: quello che abbiamo fatto stasera è una bottiglia che noi lanciamo nell'oceano. E che non sappiamo minimamente dove potrà arrivare un giorno, no? cioè Ed è un grande investimento per la fotografia, per me sicuramente, perché io sono, non sono nessuno, però mi sto dando molto da fare. E chi lo sa, magari anche per Enrico, per i nostri eh, italiani. Che, come dicevi all'inizio, magari eh, no, non è che non ti apprezzano, ma guarda caso. Sei... Non mi conoscono perché c'è cioè, comunque <ride> La sulla community fotografica italiana, funziona in maniera diversa, è un po' più chiusa. Eh è più frammentata rispetto ad altri paesi comunque sia sì, la fotografia social è seguita comunque in maniera diversa poi insomma c'è un po' c'è un po' di, diciamo, di di competitività tossica no? cioè, cioè, ma come dicevi tu, cioè, manca quell'idea del team no? Manca so. allora, quando, allora, io stiamo, stiamo sistemando l'ETK 9 di Tony Kiper, no? gli ho rotto le scatole non hai idea quanto nell'ultimo anno e mezzo a un certo punto gli dico guarda che ho visto un tutorial bellissimo di ehm, Nick Page, ok? Dove dimostra la sua tecnica per fare l'orton, ok? Perché non mettiamo qualcosa di, di simile dentro? Dopo qualche giorno mi trovo in posta, <ride> mi trovo il video di Nick Page mandato a... a, a a Tony Kaiper, ok? Con addirittura quattro azioni, cioè, adesso a da, da questa cosa, Tony non ha fatto altro che chiamare Nick Page e senti, mi passi il tuo orto? che lo mettiamo dentro alle TK9. Sì, sì, sì prendi. Ma cioè, sì, ma... una roba del genere è fattibile tra italiani. Oh, ma figurati, ti eh, no, non posso, è una Mi cosa... Rubi. Mi rubi, capito? Cioè, sono cose che non, non, non esiste, cioè, non, non, non può essere così. Aspetta che l'ho sbagliata, dove lo scriva da un'altra parte, e, e questa cosa non va bene, perché dobbiamo cominciare a cambiare un po' mentalità, perché, insomma, se io sono qua stasera, ma soprattutto se Enrico è qua stasera... Non è che ci ha fatto tanti conti. Io sono veramente felice e onorato di averti avuto come ospite. Io, allora, questa serata qua lo faccio perché a me piace quello che faccio, mi piace parlare di quello che faccio, e soprattutto mi piace farlo nella mia lingua, che è una cosa che, che, non, che, non, è, che non succede spesso. E per quello che riguarda il discorso della, della fotografia di paesaggio come business, allora, partiamo dal presupposto che la fotografia di paesaggio, notoriamente, è uno dei, diciamo i business più disastrati <ride> che uno possa intraprendere, nel senso di gente che... In Italia almeno, in Italia, Ma anche all'estero, non pensare. C'è di gente che vive di landscape, sì in America ce ne sono, però comunque sia è sempre tutto un discorso legato comunque tanto all'istruzione, tanta corsistica, c'è cioè, di gente che vive facendo le foto, ce n'è poca. Però comunque l'errore di fondo che fanno tutti i vari amatori, che comunque sia si affacciano sul mondo della fotografia, i cosiddetti prosumer no? che magari comprano tanta roba fanno belle foto le fanno i concorsi vincono badge comunque sia vincono riconoscimenti queste cose qua no cioè il, la prerogativa di un, di un fotografo paesaggista non dovrebbe essere faccio questo per fare i soldi, i soldi. tu quando inizi devi iniziare dicendo faccio questo perché mi piace la mia passione e Spendo tutto quello che ho per fare quello che mi piace. E cioè, non Questo dire. Essa è la base, sicura. Cioè, io quando ho iniziato a fare foto di paesaggio non ho detto faccio questa cosa, faccio il dark mode perché voglio farci soldi. A parte che non, non ho fatti soldi. <ride> no, no, ma, no è ma è impossibile. Ma, è impossibile. Ma, ma a parte quello, però, dico in generale, nel senso l'approccio deve, deve essere molto più easy. Cioè, Qui c'è della gente che magari vince. Adesso non voglio sputare merda su nessuno perché non mi piace, però magari veramente vincono quattro PDF che ti mandano con scritto hai vinto il terzo posto, non ti mandano neanche una cartolina con scritto Bravo Pirla, vedono come se fossero Lady Gaga, no? Cioè, no. scendi dalla pianta, sei cioè, giù tranquillo, continua a fare quello che hai fatto fino adesso lavora. Secondo me. Non... C'è tutto qui... Sì. No, down, fly down sì. è molto, sai cos'è? Che il mondo dei social è tanto finto. La gente non si rende conto che la gente dice tante cazzate. Scusate, se è partito vai, vai, così bisogna... Dopo, dopo, le 11, dopo le 11 si può. Non siamo più no, in Dobbiamo no. essere così perché è inutile che ci giriamo intorno. Ma no, ma c'è, perché c'è troppa finzione. Cioè, alla fine, no? Ogni tanto seguo anche di youtube gli youtuber gli opinionisti che parlano su internet, che non parlano di fotografia, parlano di altre cose. Però loro dicono sempre che c'è questa cosa che è devastante, soprattutto per i ragazzini che si confrontano comunque con una realtà finta, no? di quello dell'influencer, che fa vedere che, non so, ha Bellissimo. la lampo, ha le fighe, hanno i soldi, no? ma è tutto una Guarda, faccia. Che ma anche non... oggi ne ho, anche ne ho parlato a scuola di questo argomento perché avendo io a che fare con ragazzi che hanno l'idea di diventare dei musicisti, no. Non sai quanto ne parlo di questi argomenti, di questa, di questa falsità, di, questo finti, di questi finti miti che girano e di cui loro, proprio perché sono giovani, rischiano di rimanere invischiati. Perché, sai, eh, sembra che sia tutto facile e, tutto, e che arrivi tutto da lì soprattutto quando invece gli arriva dal farsi il culo eh, anche io vedi che <ride> cioè non, non ci di sono sì, di, che adesso... Ferragni ce è stata una. di Ferragni ce n'è stata una e, e lasciamo perdere l'argomento ok però non La carità, cioè... eh, onore al merito a chi ha sfruttato una piattaforma nuova ci ha fatto i soldi, ha fatto successo ha avuto Chapeau, va bene. però nel senso mh, ovviamente ci sono modelli di business che possono essere studiati in quella direzione, cioè, ma ormai sono passati anni, no? E poi soprattutto una cosa: cioè, tu puoi diventare anche una celebrità su Instagram perché fai questo, quello e quell'altro, ma Instagram magari domani non ci sarà più. Cioè, quanti eh, social eh. sono già spariti? MySpace è sparito. MySpace? ti ricordi MySpace <ride> 500 pix è sparito Quindi Facebook. Sì, c'è ancora, però oh. diciamo, non che è, che è, che è, è, dove è più potente una volta. Adesso c'è TikTok, no. nel senso, tra quattro anni ci sarà qualcos'altro. Non lo so, cioè, alla fine, scommettere tutto su una sono cosa, oltretutto non è di non, non è tua. In, in base di un business a casa di un altro. Io sono in contatto con una ragazza che, che lei, oltretutto, non è una fotografa, quindi non c'entra niente, che lei insomma, promuove altri articoli, gli hanno bloccato l'account. Eh, non può fare più gli ADS perché eh, eh, non so per quale motivo, adesso non mi ricordo più. Comunque, sta di fatto che gente si è lamentata ripetutamente per i contenuti un boh, po' offensivi. Non lo so di quale tipo. Sicuramente lei è una bella ragazza, lo fa vedere. Quindi probabilmente okay. l'hanno bloccata per quel motivo lì. E sta Normale, di fatto, sì. è, beh, lei per carità ha un altro lavoro, eccetera, eccetera, però. Oh. Ragazzi, cioè, ti metti le palline nel cassetto di uno che può chiuderlo in qualsiasi momento. Io ho visto gente disperata invece. Cioè, ho visto gente perché aveva puntato tutta la sua vita, ragazze, che ha puntato tutta la loro vita su queste cose e poi gli hanno chiuso il, il profilo da un momento all'altro. Ci cioè, sono svegliate la mattina e non c'era più, queste disperate da, da, da ospedale. E ragazza, ma di che cosa? Cioè, mica è casa tua. Fatti un sito, creati un business tuo. E forse poi allora magari cioè metti delle fondamenta, ma altrimenti restiamo veramente con, con, con infatti, i piedi, infatti, allora il cosiddetto cosiddetto è una cosa che esula della fotografia. Però il community building cioè non è una cosa che rimane su Instagram. Tu crei un sito, prendi la gente, la porti, porti sul tuo sito, dai i software, la porti sul tuo sito, ti fai una newsletter, no, condividi ciao. contenuti, cioè, tu devi legare le persone alla tua persona, cioè. Perché domani. Sì, il deve essere un tramite, il social deve essere un tramite, non deve essere. Inizio, come se fosse un giornale dove ti fai pubblicità. Bravo, tra l'altro. Enrico, ascolta un po', parlaci un po' di questo Nico23. Mi piace questo. Eh, eh, Nico15 Nico 15 è il codice sconto dell'ETK9, ok? Nico15. Nico23 è il codice sconto per i corsi con Enrico. Per i corsi con Enrico che vi offre un bel 20% di sconto. Su... Rimarrà per sempre questo sconto? Perché io lo metto sotto a tutti i miei video, e eh, non c'è mica nessun problema. Cioè, e proprio... stendiamo, vabbè, adesso lo attivo per un mese, poi vediamo, vediamo lo stendiamo. C'è anche il Black Friday, attenzione. Allora, il che... Black Friday a fine mese. Eh, quindi, cioè, il, il, il sconto, lo sconto... Eh, qua ti frego. Non è che lo sconto che ci fai adesso, poi col Black Friday... Mm, non eh, lo uguale. Eh, no, ecco, questo, cioè, <ride> almeno questo. No, lo sconto sarà lo stesso, non ti No, perché so che è una fregatura sto periodo, un po' così, però... No, guarda, il discorso degli sconti, anche per i video tutorial, molto spesso vedi... 500 euro video tutorial in offerta questa settimana, a 15 euro. No, io quello... no, vabbè, sono cose assurde. no, vabbè, queste sono cose assurde. No, eh, vabbè, ma è una cosa che fanno tantissimi. Eh. Cioè, io tendenzialmente ho sempre mantenuto un, un pricing eh, bilanciato. Certo. E quindi, boh, queste qua. Ragazzi, allora io eh, non lo dico per dire, ma io... Eh, un mese dura questa cosa? Sì, fino a fine mese. Vero, io vuole, vuole. Okay, allora io mi prendo il Forest perché quello mi manca e anche perché visto che probabilmente andrò a Madeira, boh spero, quest'estate, non lo so, non ho la minima idea perché c'è una situazione in casa che non mi permette di fare grandi eh, progetti a, a distanza, quindi insomma ecco... Eh, in L'idea è che ci sono belli dolomiti sei in Veneto, sei vicino alle Dolomiti sì, no, beh, io in tre ore sono a Passo Giau alle Tre Cime, eh, quindi non eh, ho bello. nessun problema, sì, in qualche modo mi arrangio, solo che, sai mh, dici, queste le ho eh, qua è bella, è la merita è un posto eh, particolare che altro, più che altro perché non ce ne sono tanti così, è un posto un po' l'unica un sfiga mia è che io, eh, per motivi di lavoro, posso andarci solo in determinati periodi dell'anno, che non, è il, non sono i periodi migliori, no? Perché tu ci sei andato a maggio se non sbaglio. Ecco, sì, per me sono sì. periodi, purtroppo, da un punto di vista lavorativo, mh, mh, impossibili. Quindi io mh, ho questo limite per ora finché una, non arriverà questa, questa mai, se mai arriverà questa famosa pensione dove sarò libero <ride> di <ride> muovermi come e quando voglio, <ride> allora, quella è una bella questione. Al momento, al momento siamo in fase assolutamente operativa, e quindi insomma, ecco. Se voglio mantenere anche semplicemente questa piccola cosa di cui stiamo facendo questa sera, che per me non è piccola, eh, bisogna darsi da fare, e quindi ecco tutto qua. Allora, io direi che mh, approfittiamo se vi va, e, e magari sarebbe anche bello organizzare qualcosa. Mh, su questa cosa ci sentiamo adesso, sono promesse che ci facciamo così, però io ci terrei. Eh, e lo dico qui apertamente, cioè non, non, non lo dico tanto per dire che ci sia anche un'occasione veramente per mh, mettere insieme un po' le persone, fare un, un piccolo viaggio assieme, che può essere in Italia, organizziamo qualcosa. Io tranquillamente posso fare nel mio piccolo da tramite, perché so che molte persone insomma, vorrebbero anche così conoscerci, conoscermi, eccetera. Quindi la fotografia che diventi anche. Motivo per far incontrare le persone? Che abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di questo, insomma, anche no? Sì, assolutamente. certo. E passare qualche giornata assieme, una, anche una nottata in un rifugio, insomma, Hello, e... Bisogna un po' organizzarla la cosa, eh, per carità, però se ci prendiamo per. E non deve essere domani, non me ne frega niente. Potrebbe essere in primavera, potrebbe essere il prossimo autunno. cioè se ci prendiamo un minimo di, di impegno, io volentieri, cioè ma, ma, davvero volentieri, eh, sì, mi non faccio da tramite e magari insieme organizzare qualcosa che abbia veramente uno start to finish, quindi sia un'esperienza eh, sul posto, di persona. Dove si, ecco, si, mangia e si beve anche, quindi. Beh, <ride> è e dopo, magari, ci sia un'occasione online per creare un qualcosa dopo di defin più definito sulla post, in modo che sia un qualcosa di completo su cui poi poter ragionare. Mi piacerebbe molto fare questo progetto. Se tu ci stai con calma, senza nessun problema, ci, ci, ci si risente. Sì, Io e... non ho problemi. Guarda, queste iniziative qua, io lo dico sempre, per i corsi in classe, comunque corsi sul campo, io. Sempre disponibili, insomma, organizzate anche con dei club, cose che sono, non sono mai uscite online e che sono, sono state gestite offline, nel senso perché ci sono messo delle serate, poi abbiamo organizzato dei corsi ad hoc per le persone, piccoli gruppi, magari 7-8-10 persone dove abbiamo fatto corsi Lo in classe, eccetera. Poi, vabbè, corsi sul campo possono anche fare quelli. Certo, è già un, un buon inizio, fare un, corso, un bel corso in aula dove si, dove si fa vedere un po' di post-produzione, magari si scatta poi dopo si fa la posta. Eh, eh sì, esatto, questo, questo, questo è che a volte magari sai, quando si è sul posto, eh, avere anche poi la possibilità di proiettare o di, che ne so, vedere la post, siamo tutti, si è stanchi, Ok, in un secondo momento c'è cioè una serata dedicata. Ormai ci siamo abituati a fare queste cose online per forza di causa maggiore, ci siamo abituati, Ma sì, è, sì, la, è, è comodo, comodo. È, comodo. È, di Il è comodo, secondo me funziona addirittura molto di più perché magari rimane la registrazione, che uno si riguarda con calma, cioè fresco, eh, c'è cioè, tutta una serie di cose che insomma hanno anche dei vantaggi. Non da poco. Quindi, ecco, cioè, ci lasciamo eventualmente un po' con questa idea di massima. E, e se ti va ci teniamo in contatto e quando vuoi, quando voi organizziamo e quando vuoi ci rivediamo. Cioè nel senso che per me sarebbe sempre comunque un onore e un piacere e se, se quando ci sono novità o anche solo per fare delle chiacchierate, ah, eh, fare. Anche, anche con altri se serve, cioè fino a quattro persone io posso tranquillamente gestirli in questa piattaforma finché la tengo, finché ce la faccio. <ride> e, e potrebbero venire fuori delle serate davvero, davvero interessanti che fanno bene. A noi prima di tutto e fanno bene alla fotografia? Perché questo è infatti, un'altra domanda che volevo farti era, ma te la faccio, ma non voglio risposte. Perché abbiamo superato le due ore e dieci. Era come superiamo i momenti di crisi, cioè, perché è possibile che anche tu non hai dei momenti di crisi, la fotografia viviamo di crisi, no? Vabbè, io eh, te la risolvo. Cioè, non, non ti faccio tutto il discorsone che avrei che ti farei solitamente, però posso dirti che nei momenti di crisi bisogna fermarsi perché la crisi scusa? Bisogna fermarsi perché la creatività va nutrita. Va nutrita. E cioè è la somma delle tue esperienze eh, a livello proprio esistenziale, cioè, nel senso, frequentare le persone, eh, vivere delle emozioni in viaggio anche personali, nel senso che possono essere possono andare al di là delle, della fotografia anche proprio a livello di sentimenti, eccetera. Cioè è necessario ogni tanto vivere delle esperienze che ti poi ti generano l'estero. Certo. Non è una cosa che tu dici domani mi sveglio e faccio la foto del secolo. No? Ci sono momenti in cui non ti vengono, ho imparato che devo piantarli. questa settimana qua non, non ne ho per la quale, è inutile che insisto. A fare questa produzione tanto non mi viene, quindi mi fermo e dico: boh, aspetta la settimana prossima sì. ci ripeto, o magari il giorno dopo, nel senso, alle volte siamo solo stanchi, alle volte abbiamo eh, sì. venire una vacanza. Cioè Pensati, senso... eh, certo, ci mancherebbe. Ma sai, io mi trovo con questo problema perché i ragazzi che mi seguono qui ci seguono anche questa sera, che sono sempre stati molto numerosi, abbiamo avuto un pubblico costante, questo è molto importante. E sono abituati a vedermi ogni settimana con un video nuovo, no? che per me quindi... significa avere anche una foto nuova, <ride> cioè nel senso non è <ride> Ci faccio, mi faccio vedere, ciao sono qua, arrivederci, è stato bello, come state? No. E questa cosa è difficilissima perché devi creare un, come dire, devi creare un interesse e non è che ti viene ogni giorno, ogni settimana, cioè a volte abbiamo bisogno anche di starcene un po' per i fatti nostri, <ride> oppure <ride> semplicemente... <ride> Cioè, tu, se tu vedi ci sono degli scrittori che spariscono per anni, musicisti che spariscono per anni. C'è cioè, un, un, un E ah, poi, allora, il, poi, il, poi, il, poi... Problema, il problema qual è? Che oggi cioè, tutti quello, cioè, i social media alla fine è sempre quantità. No? Cioè, tu tutti i giorni devi pubblicare contenuti per attirare le persone, eccetera, eccetera, ma questi contenuti dopo un po' finiscono, nel senso, non è che poi cioè, o fai le foto al gatto e allora, se no dopo un po' non sai più che cosa pubblicare, no? Quindi, cioè. <ride> faccio un appello a tutti quelli che mi seguono su Instagram io ci vado a fare anche un occhio poi sul, sul, sul profilo quando vedo le foto dei gatti io non vi seguo ve lo dico cioè, io ho due gatti eh. sono, amo gli animali alla follia sono cresciuto con i cani però quando vedo che qualcuno mi nel profilo mette le foto dei gatti insieme a un landscape no ragazzi non vi seguo <ride> ma non è per cattiveria c'è cioè, un, un po di educazione dobbiamo anche fare no? cioè nel senso un po di, di, di... Ma creato nella maniera. Siamo alta. anche un po' di educa siamo anche educatori, da un certo punto di vista, quindi, per favore, Assolutamente. siamo Assolutamente. Sei proprio un professore, no, no, vabbè, ma siamo un po' coerenti in queste cose, no? Cioè, un'idea di fondo ci deve essere, se no, ci mancherebbe. Adesso ti faccio una domanda: io, ma tu i tuoi studenti oh. ti chiamano capitano o mio capitano. <ride> no, non mi chiamano capitano o mio capitano, però, io ho un rapporto molto bello con i miei studenti, perché io sono È molto... importante. Sono molto fortunato perché insegnando strumento e musica d'insieme eh, io li ho eh, il, 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 il strumento li ho uno a uno. Quindi non ah, ho mai una classe. Quando faccio musica d'insieme sì, ho magari un gruppo anche numeroso, posso avere di 15-20 persone, ma altrimenti io li ho singolarmente a lezione. E quindi con loro io riesco a instaurare un rapporto personale Beh, sì, che è un idea. bene che È un bene e un male perché, bene, perché eh, chiaramente puoi parlare di cose che non, loro non, con cui non parlerebbero mai con nessuno. Certamente, non parlano con gli altri insegnanti, no? Male perché ti prendi delle responsabilità anche non da poco, cioè, nel senso che cominci a diventare per quanto poco magari anche un riferimento su cose di vita e quando dici alcune cose devi stare molto attento. Oggi io ho parlato molto con una ragazza di social di social, di queste cose qua di cui abbiamo accennato prima io sono, ho un'idea un molto chiara di una serie di cose e sono molto preoccupato, per fortuna le mie figlie sono cresciute sto diventando nonno, non so se lo sai ma te lo dico adesso eh, <ride> sì, perché fa tutto molto presto io quindi è andata così e sto diventando nonno a Natale l'altra ha preso due lauree quindi diciamo io sono felicissimo di questa cosa, no, non ho nessun problema a dire queste cose che sono personali ma non... le persone tutto quello che ci sta intorno nasce da, da queste anche da queste esperienze, ma io sarei preoccupato. Sono preoccupato per i miei ragazzi. Senti cosa dico i miei ragazzi? No? Perché non sono gli studenti perché è un mondo da questo punto di vista davvero difficile, e non lo so, io dico speriamo bene. Speriamo bene per loro. E purtroppo, sì, nel mondo della musica, sicuramente, oggi come oggi, è molto molto influenzato dai social media. Ma sai, cioè, basta talmente poco del TikTok, abbiamo accennato prima, ti metti lì, fai, non è che fai un brano, fai due accordi, però sei, sei, sei carina, c'è cioè, 200.000 visualizzazioni, cioè, questa cosa sposta un po' gli equilibri, non so se mi spiego, questo è quello che sta succedendo alla mia, alla mia studentessa per esempio, ok. E questa cosa va gestita. Quindi, ok, stiamo veramente andando fuori, ma non è vero che stiamo andando fuori, perché stiamo parlando comunque di arte, stiamo parlando di cose che viviamo una, un ogni giorno, ogni volta che apriamo il nostro telefono. Cioè, ragazzi, è, è la verità. Cioè, se Beh, non, guarda, non riguarda ehm. direttamente noi, riguarda chi ci è vicino: i figli, mh, mh, parenti, amici, non lo so. Ma nel mondo della fotografia comunque non funziona tanto diverso, Cioè, alla fine comunque. No. Mh, uno è piacente eccetera sicuramente funziona bene cioè sui social, eh, sui social Che uomo che è... donna eh? cioè, indipendentemente sicuramente la donna funziona meglio perché anche il mondo di fotografia è abbastanza eh, eh, è abbastanza eh. livellato da quel punto di eh, vista sì. quindi... Se è livellato mi piace <ride> <ride> Enrico io posso ringraziarti davvero tanto cioè nel senso è venuta fuori quella serata che io speravo e desideravo cioè semplice improvvisata ma nello stesso tempo piacevole, bella, ricca di contenuti, ok? E quindi io ti ringrazio ma, ver ma veramente tanto, non lo dico perché adesso mi diretta potrai spegnere al volo e te, te lo direi esattamente perché questo è quello che fa bene a me e fa bene che da tutti quelli che ci hanno seguito e che seguiranno questa diretta da due ore e venti, cioè, ciao, roba, roba no, da no, pandemia, no, questa quest roba da pandemia, queste robe qua. Capito? La gente non aveva mm. nulla da fare, però veramente ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere enorme. Eh, ricordatevi eh, questa opportunità di per averci ascoltato per così tanto tempo. Ma stai scherzando, ma ci mancherebbe. E Alessio, Alessio, anche lui, bravissimo, condivide, mi fa molto piacere. E ah, niente, mh, ragazzi, approfittiamo di corsi di Enrico che per, per, poi diventano per noi motivo di continuare. O noi inteso per loro, quelli che stanno seguendo, motivo per continuare i nostri incontri online. E, e grazie infinite. Rimani in, in, online, che poi noi ci salutiamo un attimo in privato. Grazie. Ragazzi, vi saluto, vi salutiamo e grazie mille. Grazie a tutti. Ciao, ciao.